chiave nella borsa Fendi, cappa sopra il mio collo tra i coglioni due ferri. Oddio, ho gli occhi di tutti addosso, puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso. Stronzo, se vuoi il fuoco dillo pure, abbiamo 10 a tappa sotto queste cinture. Riconosco quella faccia perché tu non batti chiodo, guarda un po' sono il martello, questa è l'ironia del gioco. Spingo forte sopra questa tizia, finte facce da cattivi giuro vi ho già visti. Meglio ancora se gli scarsi mi odiano, si svegliano eleganti dentro una cassa di Morgan. Conto soldi dei contratti su una Supra Maxi, anche tu sicuro conti, sì però solo gli schiaffi. Ruota di contanti, verdi, viola, gialli, ci scrivo una H nel frattempo li ho rifatti. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. Ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Ho le palle di 3 kg, cabron. Per vezze che sono come bygone. Voglio tutto, sì, dimmi perché no. Sto nel club ed inizia lo show. Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo. E non è che vado forte, sei tu sopra un trapiccolo. Di spurchi e ferri lucidi, stand up come Ludacris. Sfumo grammi di Buddha, ci fa la faccia di stiluridi. Guarda caso sti falliti, vogliono vedermi appeso. La corona brilla d'oro, ma dell'oro pure il peso. Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso. Gente seria, droga, armi, situazioni sempre peso. Birri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro. Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro. Mi ci compro casa ed auto con gli spiccioli qui in tasca. Se non hai capito il nome, per favore, zitto e basta. Chiedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Chiedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Chiedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Chiedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Eccoli maledetti, buon pomeriggio a tutti amori miei, come am? Ciao trappone, bello di casa, sei in City? Passo a farti un saluto, se sei in City. Buon pomeriggio, Melone, ciao Gianco, ciao Giancarlone, come stai? Sergio, trappone, Simone, Giancarlo, Michele, grazie per i like, raga. Buon pomeriggio a tutti, intanto ci fumiamo una prima sigaretta sul balcone. Per iniziare a proclamare giornata di lavoro molto lunga e faticosa, molto lunga e faticosa queste giornate di lavoro. Uè, Teresina, tra poco entro, ti aspetto, bello. Passerò sicuramente a salutarti allora. Tutto bene, tu come stai? Benone, 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 Gianca, grazie. La sera sto facendo troppo tardi, ragazzi, faccio fatica a svegliarvi, porca miseria. Stacchiamo qua che sono l'una così, poi stiamo in giro per i vari Discord fino alle 6 del mattino. E questo non va bene, adesso mi devo rimettere un po' a posto. Altrimenti, se non mi metto a posto, ragazzi, la mia ragazza mi caccia di casa. In più io sono uno schifo umano. Buongiorno, sono Gesset. No, con le scarpe dentro le... Brivido, qua abbiamo fatto un attimo di parkour improvviso. Allora, ma cosa c'ha questo coso che fa bling 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 bling? Cosa c'è? Vanilla basta, vanilla basta, vanilla basta. Allora. Cambiamo abitino, vediamo un po', cambiamo abitino, vediamo un po' quante le abbiamo fatti. Allora, ci possiamo mettere quello di pelle, pomeriggio, easy, clean. Se no abbiamo il marrone e il blu. Ma che outfit che mi faccio, ragazzi. Black and white. Black and white per pomeriggio abbastanza chill, no? Come lo vedete il black and white? Stasera si balla. Nel mio paese c'è la festa. Oggi suona Jack la Furia. Paolo Noyes e Pippo Palmieri. Spettacolo. Con il Radio 105, Gianca. Di dove sei tu, Gianca? Stiamo giusto un po' esagerando in questo inizio. Vai, un pochino, trappone, un pochino sì, frate. Troppo, troppo. Lino, grazie per i like, Mario, Valerio, Sergio, belli miei. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Sì.
Stiamo un po' esagerando. Cosa ne dite del black and white per andare in giro al pomeriggio? Oppure ci mettiamo quello di pelle un pochino più easy? Black and white pomeriggio potrebbe essere. Potrebbe starci, no? Ieri the color. Ah, grande stupid color. Allora. Sennò questo, ragazzi, per il pomeriggio. Dai, facciamo un giro in città con questo. Bello tranquillo. Oh! Mannaggia, cazzo, mica sono capotate. Buongiorno, son che sette. Allora, andiamo un attimo sotto. Yes, lo già di 105. E la trasmetteranno anche in radio. Utah, provincia di Cagliari. Allora, voglio sentirti dire, io mi ascolto tutta la serata in radio. Se tu riesci ad arrivare al microfono di quei ragazzi e dici, dai, Merone! Voglio sentirlo in radio, fra. Buon pomeriggio, Lino, come stai? In The Colors? Sono paesani di Napoli. Sì, Stash, poi raga, vabbè, è in gambissima, eh. Devi vedere su Legion. Devi vedere su Legion tutto un altro RP. Meno male, meno male, meno male. Hammer, penso che devi farti due vestiti solo per gli incontri. Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea. Allora, mi devo prendere 5 da mangiare. Facciamo così. Ci fulliamo, prendiamo da mangiare bene. Magari ci provo. Mi prendi una volta, vai. Tutti i locali. Oh. Bella questa cosa che ha scritto Alve, fammi vedere. A tutti i locali metteremo la chiamata alla polizia per evitare il troll. Ma grande. Staff. A Merone, ma è meglio, sto dicendo. Grau sta perdendo tanto. Eh sì, non so, Maiko, non so su che cosa ti stai basando, stai guardando, ma amore mio, Grau sta facendo la sera a 300 player, non ne sta facendo 50-60. Direi che mi sa che ti sei perso qualche pezzo, amore mio. Buongiorno alla città. Allora, ci prendiamo la tartare di tonno. Cocktail di gamberetti, l'aragosta grigliata. Cosa ci portiamo, ragazzi? Un tagliere misto. Ma facciamo questa che ce ne sono di più, dai, no? Che siamo i proprietari, andiamo di tartar di tonno. E però sta birra io gliela schiaffo qua perché mi ha rotti i coglioni. Il prosecco anche glielo schiaffo qua perché mi ha rotti i coglioni. C'ho tre Coca-Cola, due acque. Va bene così, dai. Voglia. Facciamo un giretto. Come stai, André? Tutto bene, bello? Era una bella città, sono d'accordo.
E ci sono un sacco di play e tanti giocatori che stanno a fare un bellissimo LP storia. Bravo Gianca, grande. Eh sì, ragazzi, adesso Grau credo che ha alzato l'asticella di parecchio. Non sono solito a dire queste cose, non mi piace parlare di altri server, di server, competizioni, cose del genere, perché non me ne frega un cazzo. Sono qua in Grau perché Alve è una persona a cui stimo moltissimo. È un grande amico, gli voglio bene. E lo staff, ormai sono una famiglia per me, tutti i player li conosco, quindi non mi ci sposteranno manco con le bombe a mano, neanche per 10 milioni al mese. Però mi posso dire non perché sono di parte, ma adesso ragazzi si è alzata parecchia l'asticella qui, ma proprio di parecchio. La città ora e la V4 è fantastica, esatto, la città è stupenda. Player ce ne sono una valanga e mezza, ragazzi. Puoi fare RP praticamente in ogni locale, c'è pieno di gente. Prendiamoci l'RS7 che la portiamo ad aggiustare, va. Ecco, si è già perso questo qua. Dove me l'ha portata? Ma perché si incastra là dietro, sto pirla? Scusa signore. No, ya. Tu vieni con me, Moro? Dove l'ha messa la macchina? Scendi, va. Mi avevano messo. Me le mettevano qua dietro l'altra sera. Non c'è. Vabbè, ma ha perso la macchina questa. Adesso la richiamiamo. Comunque non è brutta sta macchina, guardate che bella. Vabbè, ma a parte che sai cosa posso fare? Me la vado direttamente a prendere. Allora, era S28, vero? Se non erro, no. Era vicino al negozio di XDM, dove c'è... Dove c'era il concessionario? Forse qua. Raga, io c'ho una memoria di merda. Niente, facciamo così. La moto vuoi comprare, Lino? Ma la userei pochissimo, la moto, sì. Più avanti ci può anche stare, prendere una bella moto, raga. Perché no? Perché no? Intanto, Andre, grazie per il like. Kevin, Alessandro, grazie mille, ragazzi. Mi raccomando, sfondiamolo sto like. Dai, che stiamo arrivando anche il pomeriggio, proprio per voi, amori miei, eh? Fate i bravi. Vediamo se qua arriva. Niente. Ma dove va questo con sta macchina sempre? Dove me la sta portando? Ah, vedi, mi ha messo il GPS. Niente, me l'ha smollata lì quello lì. Ah. Io dovrei licenziare questo ragazzo, eh? Non essere capace e in grado di portare macchina a me. Bella Francesco, bello di casa, buon pomeriggio. Passate a fare un giro su Grau pomeriggio, ragazzi, che l'RP è molto più chill, ci vediamo un po'. Possiamo fare un po' di RP insieme, io non sono tanto di corsa, ci vediamo una volta. Eccola qua. Oh, bella, pure aggiustata, molto bene. Anzi, facciamo così, andiamo di qua.
Porca miseria. Devo passare il camion. Bella Brian, dimmi, belli miei, come stiamo? Che mi raccontate, raga? Allora, import al civico 19 aperto. Andiamo un attimo all'import al civico 19. Però mi devo cambiare, non posso andarci così, dai. All'import del 19 non siamo ancora andati a parlare, eh? Per la questione banca, la storia dei soldi sporchi, finché ce n'è. Io direi di andarci, che dite? Primo negozio che troviamo prestata, però mi cambiano. Posso andare come dire come proprietario di una banca vestito così, raga. Buongiorno, sono guest. Oh, polizia, polizia. Occhio, occhio, oh, bisogna andare piano. La cintura, grande Brian. Buon pomeriggio, Brian, come stai? Buon pomeriggio, Amerone, come stai? Ciao, bello di me. Che mi dite, raga? Amer, ma... Aspetta. Chi è passato su legge non ha fatto per soldi? Ragazzi, non è una cosa che mi compete a me, seriamente. Cioè... Legion è un altro server di cui io sinceramente non ho nulla in contrario, nulla contro. È come per me, come tanti altri server, come questo, come un altro. Io gioco su questo, altri giocano su Legion. Quindi non ho la più pallida idea perché c'è gente che gioca lì. Matto! Ma lei è matto? Oh, salve signore, salve. Aspetta un attimo. Ragazzi, io non avevo acceso T-Speak, mannaggia a me. Sono veramente un rincoglionito. Meno male che non abbiamo ancora incontrato nessuno. Sentire, sentire, signore. Salve. Come sta, signore? Scusa, un po' di mal di gola, molti di mal di gola. Come sento mia nipote? È caldo freddo, ci sta. Salve, signorina. Piacere. Come? Elettra. Piacere mio, piacere. Io, Hans, Hans. Però, ah, signore, okay, quando vai in giro con signorina, deve andare un po' più piano. Lei ha tagliato curva lì, eh. Insomma, faccio fatica anche io a vedere. Ma è la macchina, eh? Che cazzo. La macchina che ti abbaccia, è normale. Ah, che okay, perché è incolumità di sua nipotina, eh? Sì, che non mette il seccioline, però mette le cinture almeno, eh? Ah, yeah. Beh, ma la proteggo, più che altro se c'è qualche incidente mi metto io in mezzo per non farle male, insomma. Bravo, bravo, bravo. Beh, beh, ragazzo, così... Molto protettiva il nonno. Sì, protettivo, sì. Stai guardando mio nipote, eh? No, 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 io guardo... No, sto guardando... Alza gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi la bocca. Ma io non fare questo, cioè che... Poi dovrò avere anch'io un marito. Sacco pieno, sacco vuoto. Fanno un'altra volta? Faccio tira volta, faccio un'altra volta. Ma che cazzo mi sta facendo fare, signore, lei? Ma porca miseria. Ecco, ecco, no, ma scusa, toccava a me. Ma mia nipote. Ma tu mi hai fatto fare cira volta. Mia nipote. Non toccarla, eh. Carini e coccolosi. Non sto toccando niente io, sono qua fermo. Che cazzo vuoi oggi da me? Tu sei essere svegliato nervoso, eh. 8 dov'è 8? 8 secondo me è rimasto tormentato. Stamattina abbiamo fatto ore piccole, molto piccole. Piccole, 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 immagino, così. Sa, signorina, qui in città la gente rimane fino a tarda notte. Ya, ya, ya. Salve, ha bisogno, siamo parcheggiati bene qui, gente. Buongiorno, buongiorno, signore. Parcheggio, però comunque stavo andando veloce. Sì. Ero fermo. È bloccato la strada. Ero fermo. Stava di passaggio. E mi faccio la multa. Stava sfrecciando prima, lo sa. Insomma, sì, stavo sfrecciando una Ferrari. Ecco, madonna. Guardi, 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 signore. Vati, vati, vati. Criminale, criminale, quello è criminale.
ormai sono. Signore, Ferrari avere freni a disco 4 fuori, macchina si ferma in 2 secondi, quello non si ferma, uccide gente, dovete andare a prendere quelli. Ha da un 4-10-55. Quello è essere vero pericolo di strada, ya 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 ya. Io andrei a prendere. Oh, spostati, collega. Di chi è la Ferrari? Ma? È mia, problemi? Che stava? E devo mostrare la patente? No. Lei stava alla guida. Vuoi vedere il libretto? Il signore stava patente. Io stavo guidando. Ah, pensavo stesse guidando. È il proprietario dell'import, no. Lui. Sì, esatto, sono il proprietario dell'import, 956. Sono il signor Natalino Regalino. Ah, quello famoso. Famoso. Una volta avevano beccato una macchina rubata. Ovvio, sua, mio nonno è molto famoso. Mi hanno rubato una macchina? Sì, qualche giorno. Chi è che me l'ha rubata? Ah, non lo sappiamo. Meno male, insomma, ogni pagliaccio nel suo circo. Comunque devo fare una multa per eccesso di velocità perché stavo andando troppo veloce. Ogni linea sua trova. Mi faccio pure la multa. No, Lino, pezzo di sbocco. Dillo, pezzo di sbocco. Mi può dire gentilmente il suo l'airbag di sera, la signorina Bern. Adesso glielo diciamo, pezzo di sbocco, ragazzi. L Y L. Aspetti. Che onda? C'ho sempre un pezzo di carta nel mio borsello. Mi dica com'è? L Y 666 LY 46 signorina LY 4 volte era suo nonno quello lì 4 4 volte 6 sì. Come è possibile? Notavo una roba diversa. Io il nonno ok, perfetto, grazie mille. Il nonno fa la fatta la multa? Perché mi ha chiesto la multa? Pensavo che l'ho segnato semplicemente, non posso segnarmelo, non è un problema. Ma lei è stata adottata, non ho capito. La fattura le sembra giusta. Ah, mi faccio la fattura, l'abbiamo fatta la multa? Ok. No, perché c'è questo io, che l'ho conosciuto una sera e mi stava tanto simpatico, capito? Ya, persona molto burlona, molto burlona. Mi piace tanto. A lei piacciono persone che cantano? Ma sembra il posto si sì, una sera mio locale Lux abbiamo un pianoforte che ti faccio dedicare una canzone a pianoforti, ya? Buonama. Davvero? Ya. Bello. Perfetto, adesso avere un ottimo pianista. Venga con nonno, venga, certo. Lui sa dove. Arrivederci. Oh, ragazzo che suona pianoforte in una maniera stonata troppo bene. Sto guardando mio nipote? No, volevo chiedere, è sua l'officina? No, non è mia l'officina. Comunque l'officina è più avanti, era in fondo. La stavo andando a guardare, infatti. No. Ma lei sta guardando. Lei sta guardando signorina? Salve. No, non sto guardando la signorina, assolutamente. Ah, ya. Yeah. Tieni via gli occhiali, fammi vedere se lo stai guardando. Ciao. No, non posso. Ok. Va bene, dai, andiamo. Signore, ci vediamo presto. A Lux, Va bene, passerò magari più tardi a prendere un po' di roba da import. Arrivederci signorina, è stato un piacere. Perché a me c'è caro a te c'è pello? Non lo so. Mannaggia cazzo, non lo faccio mai colpo. Tu arrivi qua con tutta Nike, scavatore e ti dici ciao bello. Io arrivo qua tutto vestito bene con Audi RS7, ciao caro, mannaggia cazzo. Non pensi che lo scavatore sia... Però funziona evidentemente. Adesso vendere mia Ferrari e vendere RS7 e comprare scavatore, andare in giro con quello magari servire di più, yeah. Va bene signore, vado a fare un giro, buona giornata, grazie, arrivederci. Mannaggia Arkazen, ma ha detto bello Pau. È pieno di polizia, bisogna fare attenzione. A me non è mi stoppa vecchio. Bella Cele, dove sei Cele? Sei in città per caso? Abbassare i pantaloni al nonno. Non si può, Junk. Maledetto. Però lui ha detto ciao bella metà ciao caro. Mannaggia Arkazen. Come esci dall'incrocio? Teppista! No, raga, mi sono dimenticato di cambiarmi. Mi serve un negozio di vestiti urgente. Ah, è più vicino qua giù. Devo tornare indietro. Mannaggia Arkazen. Se neanche se c'ho benzina. È più vicino qua, molto bene. Ah, sono proprio rimbambito.
Bella, amore mio, grazie per il like, grazie Alberto Cele, grazie mille ragazzi, buon pomeriggio, why you? Dai, arrivo, no, ma vedi tu, io pensavo che eri in città, Cele, mica... Pensavo che eri già in città, per quello ti ho chiesto dove sei. Tranquillo, bello. Tanto io faccio un paio di giri di rappresentanza oggi. Ma dai. Ma che cazzo? Ma lavori al Vanilla? Buongiorno, buongiorno. No, no. Perché stiamo cercando dipendenti. Sì. Io faccio il ballerino, guardi. Lo giuro, eh. Sì. Guarda. Ti credo. Mamma mia. Che bello. Vuoi lavorare? 10.000 a 5 minuti. Dai, black and white ci sta bene, dai. Se prendere la Ferrari, raga, che facciamo? Sono entrato ma non c'è nessuno, non c'era nessuno. Stavo... facendo partita world. Ok, ok. Volevo andare solo un attimo all'import 19 perché so che è aperta. Ah, anche la tabaccheria è aperta. Officina meccanico zio M, nuovo apertura. Solidarietà e professionalità, molto bene. Allora, vediamo un attimo gli annunci, raga. Concessionario 3060 aperto. Andiamo lì un attimo. Ecco dove si è messo Silas al 3060. Comunque è vero che sta macchina magari non va velocissima, raga, ma è da guidare uno spettacolo. Ma vuoi che ti vengo prima a prendere, Cele? Ti passo a prendere prima, sei già in città, sei già Lux? Ma porco cazzo. O sei ancora su Warzone? Ah, stai caricando, allora... Porca miseria, faccio che venire a Lux, dai, un attimo. A prenderti. Buongiorno, sono Gesset. Puoi anche andare a prendere? Sì. Esatto, esatto. Così adesso che andiamo a Lux, vediamo anche quanto c'è da mangiare e bere per vedere di fare il carico, capito? Io faccio il carico per il Lux, mangiare, bere sigari. Andiamo a prendere i sigari alla tabaccheria. E poi andiamo a conoscere qualcun altro per le attività legali, per la storia della banca, raga. Perché anche quello dobbiamo portare avanti, eh. E quando ci saranno i soldi sporchi in città, tutti quanti dovranno già essere al corrente di questo, capito? Quindi è una cosa per me molto importante anche quella lì. Faccio tardi a fatica. Eccomi qua, Cele. Lallone, bello di casa, Marco. Grazie per i like, ragazzi. Marco, Matteo, Francesco, grazie mille, raga. Ammerone, come stai? Bello, cuoricino mio. Bene, tu come stai, Marco? Buonasera a tutti, salve Merone, buonasera Lallo, che si dice bellezza? Trappa, alla fine è aperto con il conto. Deve venire a aprire il conto, Trappa, sì, deve venire a aprire il conto. Ci abbiamo parlato qua, ma non è ancora venuto.
Tele, io sono qua, Vado solo a vedere sotto com'è. È tutto a posto. Trapp deve venire. Gli abbiamo parlato qua a Lux perché non era riuscito a venire. Che tra l'altro non so se... avevo preso il numero di Trapp, Lino, che ti ricordi tutto. Adesso guarda. Allora, voglio vedere quanto abbiamo di scorte, se bastano per stasera. Se no faccio un 200-200 di carico ancora. Sto entrando. Tutto bene, grande Marcone. Ti aspetto, Carol, grazie mille per il like, benvenuto. Ti aspetto qua, Cele. Ti aspetto qua che andiamo a fare anche un carico all'importo, visto che andiamo al 19. Con la scusa. Perché tanto qua da mangiare e bere c'è, vabbè, io ve lo faccio un altro carico, Cele, facciamo un 200-200 o 100-100. Facciamo ancora un 100 perché abbiamo 4-8... Ma abbiamo 160 già qua da mangiare, effettivamente. Buongiorno. Yeah. Oh, ciao, ciao, bello, come stai? Molto bene, lei? Bene, bene. Stavo pensando di andare a caricare un pochino inventario per import. Che dici? Tu guarda un po' i frighi se è il caso. Parlare con l'import, perché ieri su 28k di cibo che abbiamo preso, 6 erano di spedizione. Insomma, è una bella percentuale. Ma scusate, non possiamo andare a prendere noi sera? Sì, però se tipo ieri sera eravamo qua in due... Ma tu chiamare me, io andare a prenderti. Eravate impegnati. Vero. Adesso ho capito. Allora, facciamo una cosa, adesso facciamo che tu fare 200-200. Adesso già c'è più di 200 lì dentro, così sicuro stasera non dover chiamare con spedizione, già. Ma allora, secondo me, con quello che c'è già, a parte un po' di alcolici... Ciao Carol, come va? Stasera abbiamo 200 di cibo e 200 di analcolici. No, forse un po' di analcolici, che ne abbiamo una cinquantina. Allora facciamo così, io prenderei 100 analcolici e frutta. Sì. 100 misto di alcolici e altri 200 da mangiare. Così c'è lì e almeno nessuno tocca niente. Facciamo così. Poi un'altra cosa, io ho fatto un giro per altri locali. A noi stessi i nostri prezzi. Potremmo anche aumentarli volendo di qualcosa. Visto i barettini fanno anche loro 3,50 al pezzo forfè. Noi quanto facciamo? 5,5? 3,50 l'uno. 3.500, 5,5. Quindi facciamo 2.500? No, 3,5. 350 l'uno, 5,5 sono 10 pezzi, sono 3.500. Esatto, perché noi facciamo... no, è troppo poco. Sì, gli altri fanno quella cifra qui. Cioè, almeno quelli che ho visto io oggi, stamattina, facevano questa cifra. Anche se lo fai... Vabbè, ma facciamo che andare ancora avanti così qualche giorno, magari, poi magari per eventi alzare un pochino prezzo. Va bene. Che dici? Sì, perché fare, adesso gente non è troppo dispendiosa, Sì, no, infatti pensavo anche quello. Tra l'altro, adesso io non so come siamo messi, però dobbiamo iniziare anche a controllare a quello che offriamo, perché iniziamo a offrire anche tante robe. Nel senso, soprattutto tipo Prosecco, Don Prignone, a noi costano... Chi sempre... offre? Eric, piuttosto che Otto, se arrivano con amici, gli offre sempre un bicchierino. Va bene. Calcola che adesso noi essendo locale, perché loro essere farfalloni, io essere mente, dei tre fratelli come sempre, no? Cioè deve essere uno con mente e altri farfalloni. Praticamente io avrei pensato già essere locale molto lussuoso, no? Già rompere i coglioni in cresso per non far entrare tanta gente. Se mettere anche prezzo alto, avere due cose il contro, capisci? Quindi vuol dire che già mi rompi il cazzo per entrare, in più quanto entro devo avere la sberla dietro il coppino perché non va bene, ma... Ci tiriamo troppo cose contro che non funzionano. Già abbiamo fatto di entrare così, mettiamo prezzo da tatto come tutti, che va bene. Dai, va bene, ci sto. Ci tanto sto adesso no, non è essere il nostro unico guadagno, questo è essere più fumo negli occhi, sai per tutto. Certo, sì, era comunque per far ingranare. Andiamo a fare carico, dai. Devo cambiare macchina adesso, avere l'RS7, ma forse in RS7 ci sta il carico, yeah. Mettere baule molto grande dietro.
Stavo anche pensando di andare a import così fare il discorso di banca, ya. Va bene. Ma come sta andando con la banca? Bene, bene, bene. Avere già agganciato tre attività che hanno aperto conto da noi. Bene, bene, bene. Adesso dovrei prendere anche altri. Abbiamo preso anche contatto con altri. E adesso pian pianino dobbiamo girare per altri locali man mano che mandare avanti anche altro progetto. Avere tanti progetti. Bisogna lavorare molto. Guarda, quei due fannuloni di miei fratelli stanno ancora a tormento. Io già qui a lavoro. Fammi vedere. Ah, questa qua c'è il problema delle paure. Cioè? Non c'è paura. Come? No. No, neanche davanti. No, 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 non avere paura qua. Allora, aspetta, spostiamoci di qua, chiamiamo. Chiamo autista personale e faccio portare Qua RS4. sta arrivando un furgone, però volendo, prendiamo questo camion. No, prendere RS4. Andare a chiedere. Dove aver portato mio RS4, sto coglione. Già che non è già qua, so già dove aver portato, sto rincoglionito, ma me l'ha incastrata. Fa Dietro, un po' di dietro, avere rumore portato dietro, strano. guarda, vieni, vabbè. Massimone, grazie per like e condivisione, bellezza, come stai? Buon pomeriggio e benvenuto in lives. Ma dove cazzo ha portato sto pezzo? Dico io, come faccio a uscire da qua? Si può uscire di qua? Devo andare dall'altra parte di strada, ya. Oh my god. Pure autista rincoglionito mi doveva toccare a me. Federico, Giovanni, grazie per i like, raga. Buon pomeriggio. Come a me, amori miei? Alto di qua, eh. Ma dove cazzo andare qua? Ah, qua è quel posto dove eravamo andati a fare l'incontro quella sera. Cristian, Federicone, belli di casa, buon pomeriggio. Madonna, stiamo facendo la menti. Aspetta, dove cazzo ha portato questa macchina mia? Ah, qua dentro, No, guarda. Ma devo andare ancora avanti e poi sinistra. Ancora avanti di qua, poi sinistra. Sicuro lo avere portato lì dietro, coglione. Guardala lì, guarda, vedi? Guarda dove ha messo, guarda. Coglionazzo, siamo qui, coglionazzo. Va, guarda. Ma adesso io licenziare questo qua in calci in testa di tare. Coglionazzo! Pezzo di cartoffen! Ma no, no, non ti muovere, non venire fino a qui. Per me l'ha proprio lasciata lì, eh. No, no, lui è stare dentro quel merda, sicuro, guarda. Sì? Sì, guarda. Merda! No, no. Ha lasciato qui sto stronzo, pure aperta. No, ce l'ha lasciata qua, pure aperta ce l'ha lasciata. Pezzo Non ci credo. di merda. Ma appena trovare io questo qua. Allora, andare fino a import. Quanti abbiamo import? Andiamo da quello di nonno. Dov'è quello di nonno già? O se no andiamo 19, che così facciamo anche. Parliamo anche di altre cose. Andiamo un attimo fino a 19, dai. Parliamo anche di farli venire in banca per aprire conto. Ah, dopo sai dove andiamo anche, ricordami. Andiamo al tabaccaio. Compriamo delle scatole di sicariboni, Sicari. belle. Te le lascio a te.
Al 148, visto che c'è il tabaccaio nuovo. Ya, yeah, ya, yeah, andiamo da lui. Mio amico Roma. Oh, ma cosa fanno qui? E tabaccaio di Roman Sanchez, signore che viene ogni tanto con cinese nel nostro locale, eh? Già, quello spagnolo un po' matto. Sì, sì, sì. Capito, l'ho visto stamattina. Oh, essere finito contro mano. Questa macchina va più veloce di Ferrari, eh? Davvero? Beh, vedo che sta andando parecchio. Oh, aspetta, mi sta chiamando Natalino e Regalino. Aspetta un attimo, mannaggia il cazzen. Avrà sentito che andiamo dall'altra parte. Ya? Yeah? Pronto, Gretel? Pronto? Come Gretel? No, io sono Hans. Ah no, Hans, mi scusi, ho salvato Gretel. No, Hans. Sono qua a Lux, ma non ci siete, non ci siete. Vedo la macchina fuori. Siamo appena andati via con l'altra macchina perché volevo andare proprio a fare il carico import. Allora ho preso RSQ8. C'è qualcuno all'import lì a nord? Ci sto intanto. Ah, allora arrivo subito per l'ordine. Andiamo. Ok, arrivo lì allora, arrivo. Ci mettiamo lì, sape. Arrivo. Niente, dovevo andare da lui, mi ha beccato 9, in pieno. Ciarkatzen. Beh, quello a nord, 956, immagino. Ya. Mi ha detto che era Lux e non potevo dire io sono andato dall'altra parte, altrimenti andavo a bere dall'altra parte, capito? Certo. Oh! Cosa è successo qui? Asfalto di merda. America del... Non lo so io. Noi, da noi, in Svizzera, le strade essere tutte belle perfette. Guarda qua, tutto pieno di buchi, tacconi. Non so, io sono abituato a Livigno che là c'è neve sempre. Iva, ma strade rifanno tutti gli anni a Livigno. Sì, strade belle, sempre più. Cazzo, benzina. No. Io ce l'ho. Oh no, non vale. Come? No, non vale. Devo uscire. Trovare benzinaio subitissimo. Oh! Nagia, cazzo. Tornare indietro. Ma c'è il benzinaio qui vicino? Sì che c'è, lì. No, tornare indietro. Come no? Vedere io. Sì, bisogna tornare indietro, qua a sinistra. Ya. Oh! Qua si tamponavo, eh? No, andavamo uguale. Dai, ti prego, bella. Arrivare. Oh, la salita non la facciamo. Ya, facciamo, dai, facciamo. Dai, che c'è 400. Ci avete disputa. No. Soffio. Bro! Mannaggia il cazzo. Ma porca di quella trota. Non serve più. Serve più benzina, no? Aspetta, non toccare niente. Come non ha permesso? Dai. Ma cosa hanno mandato le anima? Vabbè, chiamiamo soccorsi, dai, perché sennò io mi devo incazzare veramente come una bestia qua. Ma proprio mi devo incazzare che come se non ci fosse un domani. Che di controllo? Che doveva vedere. Mannaggia il cazzo. Sei una cartone molto grande.
La siete apposta. Non posso chiamarlo il nonno quando sono svenuto, raga. Sì, non ho rianima. Adesso veramente, ragazzi, mi hanno rotto i coglioni. Vabbè. Comunque, io non riesco. Non riuscivo a girare perché la macchina faceva per via della benzina. Poi all'improvviso è partita di botto, che gli ha dato la spinta. Sono saltato dalla cunetta. Bah! Non è esploso. Signori, per le esplosioni non so se posso curarvi. Facciamo un'eccezione. Cosa dovrebbe Però la succedere a chi fa prossima l'esplosione? Non ho capito. esplosioni quando svenite in acqua non vi possiamo curare. Ah, È il quindi è nostro perma? regolamento. No, no, non è ferma, vi dovete svegliare all'ospedale. Ah, ok, capito. Non aver capito, scusi. Allora, se ci sono esplosioni di macchine, camion, oppure morite nel fiume, nel Abbiamo mare, le noi non vi, tasche. Sì. Ok, noi non vi possiamo curare. avrei capito adesso, mi scusi. Insomma, che cazzo avete fatto qua? Avete distrutto Oddio, tutto? qua, aspetta un attimo. Avrei avuto problema che macchina Siete andava a senza singhiozzi, era benzina? senza benzina. Quando ho fatto salitina per entrare qua, ho fatto uno sprint assoluto. Pum! E si è Ho piantato visto, contro il ragazzi. distributore, diretto. Signora, lei non mi fa curare, non so perché. Gli arriveranno le fatture per il distributore? Ma? Come non mi fa Fazzi. curare? Non mi fa curare, non mi dà il muscolo di interazione. Anzi, no, me lo dia a me, vai, lo porto in ospedale. Buona mano. Aspetta, aspetta. Ho sbagliato. Vuoi che lo Perché io faccio mi io? metto un po' in aria qui. Io la vedo tipo sdraiata. Ah, bene, bene. Posso accompagnarvi? Date piano, cazzo. Prendo un'altra No, poi macchina. se mi becca la No, polizia, prendo sono un'altra cazzi. macchina. Li arrivo Sì. in ospedale a prenderla. Vuole. Ma. Cazzo, questa è Il proprio suo una amico cosa. ha preso, mi sa, una bella Sì, una bella trampata in botta. faccia, cazzo. Come ha preso trampata? Eh sì, un non pensante l'ha investito. Ma avete visto che magari non è svenuto di Ecco, nuovo? questo già questa cosa non mi piace a me. Che cazzo fa questo? Signori, per le chiamate dovete aspettare. Buonasera. Sono esploso Buonasera. al distributore, mannaggia Eric. Lo so, hai ragione, mi scusi. Faccia il check-in. Un attimo. Non esserci niente, signore, io sono in aria. Allora, l'unica cosa è deve fare il puff e rientrare, perché a me non mi fa fare l'interazione qua. Aspetti, eh. Stavolta è Guido La Vespa, che è il suo cugino, che è Guido Piano. Sì. Cazzo, beh. Ragazzi, Se uno che si sbatte, fidati, tiri su 3.000 € al mese come niente. scusate, sono in live. Sono morto contro un distributore, ma i medici non riescono a resarmi. Qualcuno mi può dare una Sì. mano? Come no? Ma fai Sì. revive, Non revive. ce l'ho io. Sì che ce l'hai. Simili di intanto. Lei è 315. Will Smith la situazione. Ce l'hai, te l'avevo Effettivamente settato sì, si può i così. poteri, eh?
Ma nel TX non c'è che posso rianimarmi. No, perché quello l'ho tolto a tutti perché c'era rianima tutti e c'era gente che continuava a rianimare tutto il server. Ah, ok, capito. Quindi devo fare revive. Sì, esatto. Revive. Niente. Devo settato. Mi sente, signore? Sì, sì. No, access or command. Tutto a posto? Grazie, grazie signori, grazie di cuore ragazzi, grazie. Non è che avere risolto, grazie mille, gentilissimi dottori, grazie, grazie. Grazie, grazie. Scusatemi, esco, esco. Poi mi dice dove li ha comprati. Salve. Venga. Che dai, dai. Ecco qua, un altro. Salve. Me la lasci? Salve, salve, salve. Vorrei avere la dottoressa. Dice che vuole la dottoressa. Come vuole la dottoressa? Non c'è la dottoressa. Vuol dire che non sta abbastanza male, magari, signore. È più simpatica. Io pure sono simpatico. Ai 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 ai. Che bot distributore, adesso chiamare macchina, ya? Adesso chiamare altra macchina, ya? No, chiamo io, chiamo io. Tu avere macchina? Due. Ma Crante con paura, Crante? No. Allora richiamo mia, dai, perché dobbiamo andare in porta a caricare. Ti portavo al garage? No, guarda, guarda, chiamare qua. Speriamo che non si perde di nuovo. Uguale? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Se arriva qua questo, se non si è perso di nuovo. Eccolo. Dov'è? Oh, ci hai visto questa volta, eh? Brutto pezzo di fanco. E non insultare sempre tutti. La mia però non è arrivata. Allora, rimettere import per favore, che il signore sta aspettando magari. C'è, c'è. Ah, ok, è rimasto. Benzina? Benzina, benzina, bravo, benzina fare adesso, allora fare andare di qua, va. Andiamo un attimo a fare benzina, già. Yeah. Buongiorno, sono Gesset. Faccio dare a fatica. Bella i peponi, grazie per il like, amore mio, benvenuto con mi hammer. Allora ragazzi, mi fermo un attimo a fare benzina, sennò facciamo la fine di prima. Noi essere testatura, andare proprio stesso distributore, ya. Ah, rotto? Ah, guarda, guarda. Ah no, va, va, va. Ya, ya, ya. Avere già riparato qui, essere molto rapidi a fare lavori, eh. Oh. Una volta iniziato il pieno non si può smettere, né? Va dritto al pieno. Penso che potevi fare... No, sì, penso che se ti stacchi puoi lasciarmi andare. Mm. Ok, quindi hai i poteri. Così mi ha detto Mitch, ragazzi, quindi suppongo di sì, magari sono io rincoglionito che non gli so usare, calma. Camer, carico? Sempre carico, Andreone, tu come stai? Cosa no, Fede? Che è successo? Giuseppe, Giovanni, grazie per i like, raga. Andrea, grazie mille. Ormai parlo con accento mezzo tedesco anche quando parlo fuori, manna cercazzen. Ya, ya. Ok, perfetto, perfetto. Fatto pieno, ya. Yeah. Ma, non ho capito aver messo questo clacson in questa macchina. Un po' strano, eh. Bislacco. Ma cosa suoni che sono dalla mia parte? A sinistra si sta perso il passo, rimbambito! Qua proprio come in Italia, ya. Yeah. Eh sì che sono belle larghe qua le strade, eh. Speriamo di trovare ancora Natalino, che non c'è... Se n'è andato via magari. Ah, mettere sempre cintura, cintura. Grazie.
grazie di avermelo ricordato. Perché qua se poi ci vuoi fuori da finestrino, a queste velocità qua. Signori, buonasera. Oh, salve, salve, Natalina. Scusi, salve, salve. Salve, salve. No, signorotto, sta ancora a tormento per l'antrone. Luigi? C'è Lux? Lavora quale, il signore con cappellino, ya? No. Mio figlio lavora qua. C'è Lux? Salve, buongiorno, Luigi, buongiorno, Luigi. Come stai? Tutto bene, entri. Facciamo carico, vai, c'è le tigli, tu prego, cosa prego. Dobbiamo prendere? Ieri mi ha contattato anche uno dei vostri, mi sa, uno della sicurezza. Oh, no. Che si è fatto un carico di 18.000, mi sa, no, 15.000. Sì, sempre per Lux. Chiamato io, chiamato io. Va bene, locale, sì, locale di lusso, no? Quindi arrivare solo a persone... già ci sono venuto, ci sta il maestro che mi fa proprio... Ha sentito anche pianoforte? Sì, è bravo. Molto bene. Ho cantato pure sopra una canzone di Nico Pandetta. Bella atmosfera, bella. Io non avrei sentito però Nico Pandetta, lei deve venire quanto ci sono anch'io, voglio sentire. Non lo so, però non c'ha... come si chiama... le basi quelle lì, tipo delle canzoni... Personaggio intrippante, molto bello questo personaggio. Tipo il secondo giorno. Che dovete vedere, ragazzi? Allora, noi dovete prendere... il tonno, sicuro, il tonno, perché lo state vendendo tanto. Sì, guarda. Esatto. Anche il tagliere. Quanto di tonno? Allora, noi facciamo il solito carico 200-200, ya? Yeah? Ok. 200 da mangiare, quindi li dividi tutti i pezzi da 50. Tagliere misto, aracosta, tonno... e qual è l'altro? A scelta l'altro, la bruschetta, ho visto che non andava molto. No, bruschetta no. Cocktail di camberi, mi pare. Ah, sì, anche. Iniziate a caricare il camion. Noi aver portato RSQ8 con un baule molto grande. Quanto devo... no, il cibo no, purtroppo no, le sigarette sì. Le possiamo far mettere lì, ma il cibo siccome sono casse, capito? Ah, ok, noi non avere camion. No, ve lo diamo noi, non si può. Perfetto. Mm-hmm. Allora. E anche CG, adesso devo rompere i coglioni. Arrivo subito. Tanto fai tu, Cele? Sì. Arrivo sì. Subito. Ricordati l'analcolico, però non prendere Coca-Cola, prendi proprio quel cocktail analcolico buono. Cocktail analcolico alla frutta? Yeah. È piaciuto molto quello lì. È bello pure. Adesso andiamo a vedere, comunque sarà un piacere seguirti. Grazie Andre, grazie mille, bello. Ma c'è? Qua. Cos'è che devo... cos'è che... ah, niente, non ho detto niente. Tieni. Ma c'è che abito, bello. Glielo devo cantare, glielo devo dire in modo corretto. E prova a dirlo. Prendi qua. Di chi è questo Pelti Max? Senti chi è lui. Cazzo. Adesso te lo dico io chi cazzo sono, hai capito? Sei debbalo, cazzo. Adesso vai. Te lo dico, cazzo, lo sai chi sono io? Debbalo, lo sai o no? Adesso te lo dico, cazzo, io. Ciao a tutti, okay. Sono nonno Natalino. Yeah. Fammi un favore, passami l'accendino. Okay. Così che posso fumarmi il mio torcione. Yeah. Il nonno Natalino e qui ti canta una canzone. E stai sicuro, okay, che io me la fumo tutta. Non mangio riso e patate. Ma mangio pasta asciutta. Già. Sì. Il nonno Natalino è arrivato giù in città. Ti senti furbo, ti senti scaltro. Yeah. Tu non mi succhi il sangue, mi succhi qualcos'altro. Oh. Yeah. Il nonno Natalino è arrivato giù in città. Io tiro sulle mani per il nonno Natalino, che lui all'importi vende un panino. Cazzo, su, tira sulle mani e grida wow, ricordati il nonno Natalino, cazzo, è qua, è il re di Crow, yeah.
se nonno Natalino sulla base senti come fa sulla sua maestra è più forte porca puttana è forte cazzo lui ti spacca in freestyle sono qua col mio amico CJ che è vestito di viola il nonno Natalino lui ti fa in capriola yo yo già lo sai il nonno Natalino è re del freestyle yo su. Cazzo, l'hai fatto svenire, bello. Ma fa culo, allora se l'è andato. Che cazzo? Dillo che se l'è andato. Allora, che cazzo, mi fa fare il presente? Ma secondo me gli è successo qualcosa al cervello. No, secondo me è fatto svenire perché tu è troppo bravo lui a essere reso in partenza. Ah, ok, ah, lo penso, lo sai, yeah. Perché tutti noi sappiamo che a terra la pezzo. Ce n'è uno, Guido Piano. Ma bene così? Mai. Non ci contate mai con Guido Piano, fidati, bello. Ma lo spacco, quello, gli faccio io tutto così, gli faccio io. No, yeah, yeah. $50,000, ce li scommettiamo. Guido 50,000 faccio io, bello, io, sì, voglio esco bene. Yeah, bravo nonno, guarda che bravo nonno, molto capo. Lo so che bravo, l'ho sentito. Tu sai cantare? Sì, anche vai, vai, fammi uno anche tu, dai, vedere io, molto bene. Ok. Ya. No cap. Vediamo anche CJ, ragazzi. Yo. Ok, no cap up, giro dentro al gruppo e balla, sfumo una canna, manca l'orgoglio. Fratello con sti capelli, mi sembri Cristiano Malgioglio. Yeah, ma gioio c'ha ciuffo. Il nonno Natalino ti spacca la faccia come un samurai. Già lo sai con nonno non lo puoi fottere. Già, il nonno è più forte della città, non lo puoi corrompere. Yo. Mi sembri un cazzo di spiriziotto con sto cappotto. Più ti vedo e più mi cago sotto di botto. Mi gira e vedo Cristiano Malgioglio con gli occhiali da... Che cazzo stai dicendo? Sto a cantare, io senti, amico, devi stare calmo. Se no ti tiro uno schiaffo con la mia mano, anzi no, con il mio palmo. Io già lo sai che sono il nonno, io ti metto sul lampione già. Lo sai più bravo il nonno però, più bravo il nonno, più bravo il nonno. Già lo sai, nella zona nonno Natalino lui ti spacca facile. Già perché nonno Natalino è più agile. Yo. Ok. Tu parli di agilità, sei un tipo agile. Fratello con cazzotto diventi un tipo fragile. Ti spezzo in due. Fratello c'ho un cazzo così grosso quanto un cazzo di un bue. Sì, nonno e CJ sono bravi alle palle. Sì, sono bravissimi. Il nonno secondo me è un po' più, ha più l'intonato, cioè è più armonico, via. Dove cazzo vai amico, non mi basi sulla base della strumentale. Il nonno Natalino lui ti guarda all'ospedale. Io già lo sai. Oh, senti come fa il nonno Natalino, lui ti spacca. Già. Un po' come fa. Già, ma chi è questo invece? Io bello. Sì. Ok. Lavora qua. Fumo giro del treballo. Io? La fumo con no, non lavorare qui, signori. Io sono proprietario di altre attività. Quanti che noi siamo gli ut. In inglese vuol dire gangster. Fallo per me per la femmina. Io avere locale di lusso. Giro vestiti di verde, loro sono i families. Sentiamo come si chiama. Yo, vestito di verde. Sì. Più che un gangster mi sembra un cazzo di serpente. Ah, bravo. Qui avere vinto nonno Natalino 10-0 qui, Ya. Ma non sai che cosa valutare le cose. Nonno super armonico, super su pezzo, Ma che cazzo lei? Non c'è storia. Io avere locale di lusso, Lux. Io l'ho affitta perché è vecchio. Lux, locale 546. 546, a nord di città, ya. Essere posto... Potevi farlo un po' più a nord, cazzo. Ma essere posto di lusso non per tutti, quindi essere un po' più spostato. La città. Di che non possiamo entrare? Oh, certo che voi potete entrare, ma non vestiti così, Sono con una vestiti così. No, solo con abbigliamento consono. Allora, fare culo, okay. Non c'entrano mai più dentro quello galle del cazzo. No, infatti penso che tu non ci sei mai entrato. Non c'entrerò mai proprio. Anche se fare soldi il giorno non c'entrerò. Meno male.
Ma che cazzo dici, però? Immagino che questa macchina è tua, giusto? No, no, è del nonno. Ah, io ti questa ne avere tua, yeah. Quella mia, per venire a fare tua, spesa auto, quella lì. Quale? Questa qua grigia? L'RS4, yeah, per fare spesa uso quella lì. Ma fa cagare quest'auto, ma fa culo. Io fossi te, non flexerei molto i soldi. Ma vabbè, andiamo. Io non avere molti soldi. Io essere l'uomo più ricco, io essere l'uomo più ricco di città, ya. Yeah. Dire strozzate, vediamo, adesso 10.000 dollari e ti crediamo. L'uomo dai. Più ricco di città è un mio amico. Solo l'uomo più ricco di città darebbe 10.000 dollari e due cristiani a cazzo di cara. Quindi chi, vediamo, dacci i soldi. Chi sono i tuoi uomini? Io non vedere uomini qui davanti. Due uomini. Vedi, SIJ, due fottuti uomini. Ah, uomini. Due ragazzi scalmanati, ragazzini. Se dare 10.000 dollari vuoi andare a comprare droga, io non volere fare male voi. Ma che cazzo di droga? Ma che dici? Noi ce la compriamo la droga. Ci sempre degli spacciatori. Al massimo ci compriamo due bottiglie di tequila per oggi. Sì, bello cazzo la tequila. Comunque farete il male a voi. Piuttosto se volete vi posso offrire a maciare bene, ma non dare un soldo. Abbiamo finito il carico. Grazie signore, arrivo subito a pagare. Sono sicuro che non vuoi offrire delle tequila a Roddy? Guarda che Roddy con la tequila è il suo come si dice? Medicicante, medicinale. Medicicante? Sì, il suo medicicante. Che cazzo essere il medicicante? Che cazzo adesso? Bello, la sua medicina. Ma io non capire vostra lingua c'ha molto bene, vuoi parlare anche stretto tighetto? Di zona? Okay. Medicicante. Io guardo il suo amico che baffi dal cazzo. Però non glielo dire. Porca puttana, bravo. Essere persona distinta anche mio amico. Non andare in giro con vasca da bagno con ruota. Io lo sai che mi sembra, ti ricordi da piccolo quando andava in TV quella serie, come si chiama? Staglio e olio. Sì, uguale. Che cazzo sei? Sì, ma dovevi smettere di troccarti perché uno era chiatto e uno era magro, noi siamo tutti e due uguali, vedi che tu non ricordare bene. Ti sei troccato troppo da piccolino, non ti ricordi più un cazzo di niente. Staglio. Tutto era andare in giro con bite con ruote, vai a fare un giretto, guarda, quello lì. Bello T-Max. Vaffanculo, non è bello che ti senti quando parli. Adesso vado a pagare conto, poi arrivo, Volete venire a pagare conto voi per me? Ma che cazzo sei scemo? Ci voglio sentire... già fatto, sono fatto a fare. No, perché? Vabbè, ci mettiamo a posto stasera, dai, non c'è problema. Tanto dopo facciamo i conti, dai, anche quelli di ieri, non c'è problema. Allora andare a fare conti adesso, andare a scaricare questo, poi fare i conti. Saluto dentro, Va bene, intanto io mi avvio che questo è lento. Ya. Dai. Ah, ci ha pagato, signore. Quanto hai pagato? Fesseria. Che vuol dire fesseria? Quattro spicci. Quanto? Non me lo ricordo più, è verità, anche un po' di mancia, non so, 30, 40, non so, 40.000, non so, 50.000, non so più. 40.000? Che cazzo? 40.000 dollari. Ah. No, comunque, bro, andiamo, dai. Devo presentare delle persone. Arrivederci, ragazzi. Andate piano, mi raccomando, con bite con ruote. Vale. Tranquillo, bello. Allora, fammi fare questa chiamata. Ho la speranza che risponda. Prima non rispondeva. Buongiorno, caro. Metti un attimo a gestire tu, stiamo un attimo parlando col nonno. Arrivederci signori, grazie mille per il carico, Ma? Prego. Ma perché la maschera, mi scusi? Ma da dove è arrivato? Ah, ok, grazie. Buongiorno. Salve, bisogno? Ha tutta l'area di un tabaccaio. Ha bisogno? Ha già fatto la fattura lei, signor? Sì, ci abbiamo fatto. A posto, allora vi saluto. Grazie mille, signori. Arrivederci, è stato un piacere. Ci sentiamo, grazie mille, arrivederci. Aspetto, poi quando sto pure le canto la canzone di Nico Mandetto. Aspetto volentieri che passa locale, anche stasera, tanto avremo pianista, lei passa a cantare Nico Pantetta, io non vedere l'ora. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ha bisogno lei? Ciao ragazzi, ancora qui? Sì, gli ho preso la paralisi. Sì, c'è? Non sta bene, ciao. Ah, ti es.
Allora, andiamo al locale a posare il tutto. Andiamo a aiutare Celestina. Mi seguono, mi vorranno rapire, maledetti. Mi devo far rapire assolutamente. Madonna, quel cazzo di T-Max cammina, eh? Ho fatto un incidente, porca miseria. Oh, non desidero, devi solo andare. È vero, i sigari, adesso andiamo a prendere anche quelli. Oh, adesso andiamo al locale, scarichiamo la roba, andiamo a prendere anche i sigari per stasera, così abbiamo preparato tutto, ragazzi. E poi quasi quasi andiamo a conoscere anche qualcuno per fare incontro alla banca. Occhio che ti cade, sponta in testa, oh. Tutto bene? Sì, bene, bene. Perché mi sta chiamando chi è questo? No. John Bianchi è, mi sa, uno dei ragazzi di ieri sera. Aprire, se vuoi. Li fai venire a lavorare, tu ti metti bancone, io mi metto alla porta, con loro due mettiamo porta. E facciamo un'oretta di apertura anche pomeriggio, yeah? Anche perché è sera adesso, a vedere. Vediamo se può fare. Sono bloccato. Possare? No, non fa più niente. Aspetta. Provare a vedere se qui entra meglio. Riuscire a muoverti? No. Bloccato tu completo? Sì, mi si è bloccato con il... quando me l'ha data in testa. Faccio puff. Oh, intanto scarico, dai. Ma? Ah, me la cambia... ah, ecco. Allora, aia. Perché dai la botta in testa sto coso? Dai su. Aia, di nuovo. Ma vaffanculo, va. Ho ancora 24 kg, ok? Posso portare ancora 24 kg. Questi sono... ah, 24 kg sono molto pochi. E ti sposta indietro sta cosa, vabbè. Però cazzo, se me ne vado e non c'è cielo, come lo scarico il camion? Mi rubano il camion, c'è tutta la roba dentro. Vediamo la sigaretta un attimo, va. Vi piace l'idea dei sigari da dare insieme?
Dov'è Carina? Gli diamo i sigari insieme al Amerudi, grazie delle 50 stelle, Super Simo, bello di casa, benvenuto, grazie delle 50 bombe, fratello. Dai. Ti è arrivata la notifica oggi? Ragazzi, a tutti quelli che non arriva la notifica da Facebook, scrivete in chat punto esclamativo notifi con la Y finale, notify. Che così almeno vi arriva la notifica quando Facebook si dimentica di mandarla, le riattivate così. Ok, questi giorni stiamo avendo qualche piccolo problemino. Allora. No, 5 erano mie, vero? Oh, che palle sta sponda. Come si apre la sponda del camion qua? Allora, aspetta, vado dentro. No, 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 no. Vado dentro il camion e apro la sponda. Vediamo se me la fa aprire. No. Ah, ok. Così è meglio. Ho aperto sponda, così poter prendere direttamente senza cadere in testa. Sì, funziona. Io vado a scaricare, Sì, è arrivata. Sono comunque a lavoro. Ah, ok, Simo. Buon lavoro, bello mio. A me è arrivata, mi arriva tutti i giorni. Ok, Gianca. Alcuni non arrivano, so perché Facebook è un po' incoglionito ogni tanto, raga. Non arrivano a tutti sempre la notifica. Allora. Ok. Ma basta, ma cosa c'è? Boh. Oh Rita, bellezza, buongiorno. Grazie per like e condivisione, come stai? Buonasera, buonasera. È molto bella questa pensata da dare solo a clienti portati. Beh certo, certo, quando fanno magari l'open bar gli diamo anche i sigari. Vai tu a scaricare? Sì, sì, è meglio che stia qui uno a guardare perché... Sì, 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 facciamo cambio, facciamo cambio. Fratello. Oh, Perantrone, svegliato tu? Yeah, yeah. Fratello, se chiedere, io sono sempre stato qua, cazzo, fucito pulizia, figiletto urbano di merda, a inseguirmi. Mannaggia, cazzo, metti in macchina nascosta dietro. Yeah, yeah, dove c'è piscina? No, dietro furgone, dietro furgone, tranquillo, tranquillo. Io sono sempre stato qua a scaricare carico, ok? Figiletto bastardo, ho sentito dire, ferma veicolo, col cazzo, questa volta farei multa io. Quarta un attimo qua che vado a scaricare quello in tasca, yeah, yeah. Vai. Spot, adesso glielo diciamo. Buon pomeriggio, Deborah, come stai? Anche a me lo fa, ma poi dopo un po' va meglio. Però hai visto che sul viola... Va molto a scatti, quindi meglio occhietti blu. Grande, Simo. No, qua va bene, qua devo dire la qualità. Ragazzi, potete anche cambiarla. Se voi scaricate l'app Facebook Gaming e andate sulla risoluzione, c'è 1080x1020, si vede benissimo, fra. Si vede davvero bene, raga. Ok. Poi abbiamo sistemato con Ace tutta la grafica mia e si vede veramente da Dio adesso. Faccio 105 fps e si vede benissimo.
Sì, sì, fai pure, adesso glielo diciamo. 8 spot. Già qua dentro. Basta, basta, fratello, solo puntilla. 8 spot, 8 spot. Assorretta, assorretta. Girare voci nella mia testa e tirare 8 spot. Sposta, anche a me voci in testa, assorretta, assorretta. Ha finito qua? Ya, tutto io in tasca. Mi sa che per io tutto alcolico, sì, No, cazzo, è proprio tu che ti sto dietro che vedere che tu non ti bere tutto per strada. Ya, biciletto di merda, io voglio uccidere biciletto di merda, ricordi. Di nuovo biciletto, tu avere sempre biciletto dietro, come mai? Perché lui seguire me, bastardo. Ya. Poi io non uno di questi giorni rapire di botte, no. Ya. Fratello, io non ho detto a te, ti ricordi quell'amico mio che doveva venire... Altra città con 2 o 3 amici, no? Ya, arrivano. Lui è già qui, ha detto che per noi... Aspetta, vieni. Per noi farebbe lo sbirro corrotto, lui è già recluta, ma sta salendo di grado. Molto bene, questa è la cosa molto ottima, fratello. Ya, infatti detto, perché mi ha detto, se vuoi io mollo polizia, vengo subito. Con cui gli ho detto, no, fermo. Tu stai in polizia, sali grado e poi... Peppone, grazie per like con il video, fratello. Come va? Bene. Questa è stata ottima te, ya. Poi se noi dover avere proprio futuro bisogno di persone che ci stia locale, perché essere troppo incasinati magari dire. Comunque io essere andato con Celle a fare carico import, dovete dare soldi perché avere pagato lui, non so perché. Ma, va bene. Abbiamo fatto carico così perché mi ha detto che spedizione costa 6.000. Quando fanno sera? È un carico di cibo. Allora abbiamo detto carichiamo tanto qua così almeno stasera sono a posto, ragazzi. Yeah. Sai cosa bisognerebbe fare, fratello, per aiutare i ragazzi? Magari questa richiestina è un po' architetto. Questo è un pacazzino qua. Mi senti? Yeah. Yeah, sì, mettere... Sì. Sposta. Sì, John. Vedi che problema c'è. Mettere qui, dove sono dimmi ora, perché tutto. Così due ragazzi a banco, uno a destra e uno a sinistra di punto e non si danno fastidio l'uno con l'altro, capisci? Ah, mettere qui in centro. In centro, perché così uno sta a sinistra di magazzino, l'altro a destra e non c'è bisogno. Vedi, se io mi metto qua, fratello, tu non puoi andare in magazzino, guarda, però. Ya, avrei visto. No, ma questa parte davanti ti dovete fare un po' più larga, dopo andare a fare richieste, se poter allargare un po' ancora, se non poter allargare... No, fratello, te lo dico già, non possono perché questo architetto progetto tutto insieme, no? Ah, immaginavo. No, non possono però mettere magazzino qua, vedi che c'è frigo tanto, no? Ya. Mettiamo qua invece che mettere lì in quella ghiacciaia. Ya, va bene. Scarica pure roba, così vediamo quanta roba c'è. Ah, ok. Va bene. Ciao. Voglio vedere tante stelline, like il video del sabato per il nostro Merone. Che così fatto. Un regalo anche a me che è il mio compleanno e non mi deludete forza. Grande Rituzza, buon compleanno, bellezza! Happy birthday! Grande Rituzza, buon compleanno a te, cara. Un bacio da tutta... La family. Guarda come. Per stasera dovrebbe bastare. Sì. Ma noi ragazzi dobbiamo fare carico, anche se abbiamo un sacco di roba, dobbiamo fare carico tutti i giorni perché a breve arriveranno attività a chiedere cibo anche a noi. Noi ci occuperemo magari di piccoli carichi per attività, no fratello? Per guadagnare un po' di più. Dovrei fare curiarita tu, ya. Oggi è suo compleanno, fare. No, hai già fatto, io ho fatto anche regalo, lei. Ya, maglietta, bella. Grande. Già non sapere. Allora, adesso andare a comprare sicari per quella faccenda. Allora, adesso andiamo su in casa con... Allora, Cere, tu ci devi dire quanti soldi dovrei avere, ya. Aggiustare un attimo conti con te. Allora, abbiamo speso 33.000 adesso, yeah. E tra tutti e due i carichi ieri 28.000. Quindi io te dovrei dare... 61. Yeah, 61. Tu avere IBAN? Sì. Passare direttamente con conto. No, devi scrivere... Non solo numero IBAN, anche IBAN. Ti dovrei dare solo il numero. 5168 76. Sì, così gliela pago subito la fattura. Allora, quanto dovrei dare? 60? 61.
Perfetto. Arrivato? Sì, sì, sì. Ok, avrei fatto il trasferimento 65.000. Ho visto, visto, perfetto. Ti pago subito la fattura. Ieri sera avrei pagato te? Sì, sì, quella di ieri l'ho pagata. Poi no, no, la tua serata che hai lavorato. Ah, no, no, no. Ma va bene, ma possiamo fare anche a fine settimana, non c'è problema. E stavo dicendo che non gliel'ho pagata perché ne avevo su 31.000, ne erano 33, se no gliel'avrei pagata subito. No, 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 ma dovete fare a me fattura la prossima volta quando siamo insieme. Ma sì, qua. Ma non c'è problema, non è che non parlare, è più sbrigativo. Coglione. Perfetto, perfetto, adesso andare a comprare sicari, e ti facciamo anche quell'altra cosa carina che volevamo fare. Va bene, io aspetto John, che appena arriva apriamo. Ok, ok. No, 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 stare pure qua a lavorare, va bene, aprire un pochino. Sì, dai, sono le 6, ci può stare. Ya, per aperitivo. Esatto. Da annuncio? Sì. Da annuncio, va fatta modifica, ok? Perché ok. Quanto buona che abbiamo locale, non c'è sicurezza. È normale che possano entrare. Ah, con la fumogena. Bisogna scrivere pomeriggio, questo solo par. Grande rito. Notte, night club, tutti vestiti eleganti. Ah, ok, no, perché John sarebbe la... Come si dice? Ah, la sicurezza? La sicurezza, ah, allora sì. Ok, allora ok, allora niente, niente, come se non ho detto niente io. No, no, ma no, sempre le vestiti eleganti, sempre, sempre. No, ma pensavo che stesse aprendo solo, capisci, fratello? Cioè, da solo non può far entrare, cioè, deve fare sicurezza in più qua. E impazzisce il ragazzo, impazzisce. No, 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 infatti avrei detto a lui già prima, se qualcuno che fa sicurezza, aprire. O almeno anche solo uno sopra, uno sotto, va bene, per pomeriggio. Poi tanto non andare a comprare sicuri e tornare, Okay. Intanto andare anche a fare il giro da altre attività per banca. Va bene. Ci vediamo tra poco, grazie. Va bene, va bene. Niente, top, bello, top, bellissimo, perfetto, bellissimo. Ciao ragazzi, ciao. Come state? Bene, bene. Voi? Tutto bene? Bene, tutto bene. Come hai trovato ieri lavorare qua? Benissimo. Benissimo, molto molto bene. Andata bene? Ok, sì, ok. Sì. Adesso vi presento mio fratello, Lui era mio fratello che volevo farvi conoscere già ieri. Piacere, Otto ragazzi. Piacere. John. Piacere, Luca. Piacere. Questi sono i ragazzi che ieri sera avrei fatto serata di prova qui per vedere un pochino come erano loro e loro vedere un po' com'era il lavoro. Security. Yeah, security. Ex poliziotti loro. Yeah, molto bene ragazzi. Adesso piano piano importatore ci sta fornendo di taser, non l'abbiamo ancora per tutti purtroppo, ma mi raccomando, mi raccomando. Sì. Anche se un cliente stupido viene insulta, voi non preoccupate, voi chiamate noi rompere culo a loro in caso. Va bene. Beh, non facciamo, non abbassiamoci il loro livello stupido. Sì, ovviamente. Ok, perfetto. Perfetto, allora ragazzi noi andiamo a fare un attimo un carico, ya? Va bene. Aprite ciao, pure il locale, grazie, a più tardi. Ciao belli. Guardate, vi serve le cose. Sono bravi questi ragazzi, Ah, sembra. Al massimo poi dover assumere, però. Io dovrei voler fare una cosa che... Non so se si può fare, cioè... Vabbè, lasciare senza assunzione, ma dire che sono assunti, Gaia. Così non poter vedere alcuni inventari. Bravo. Ma tu vuoi andare con Ferrari? Ferrari, putta accesso, putta cazzo. Andiamo con questo, andiamo con questo. Nine, Audi non girare, cesso ti macchina, maledizione, cesso ti macchina. 3 cinture a questa macchina, tirare dritto in culo. Ma, ecco, ma perché gira? Ma? Ya, io ho detto a te che macchina ti perda. No. C'è... No, ti ho già capito. Guarda. Fermo. Fai guidare me. Yeah, lo so, fai guidare me un po' e poi tu puoi riguidare. È già successo a me, sai? No? Mi è successo già a me, però mi è successo solo una volta, quindi io non ho mai detto. Allora... che cazzo fai? Fai Tito. Ma perché? Che cosa? Perché faccio Tito? Perché detto a te, ogni tanto, c'è questo problemino sui muscoli che ti viene crampo, no? E te lo tiene così. Per quello stavi girando per nemmente a te. Anto, grazie per il like, bello mio!
Ma dici che problema di città o problema di miei? No, problema di città, è già successo a me, raramente, una volta e basta, però è già successo. Me ne sono accorto appena ho visto che sei partito, ha girato tutto sterzo in maniera strana, vedi? Molto più girate prima erano le ruote. Sì, ma poi io non stavo girando. Andare a tabaccaio 143 a fare carico di quello, dai. Di zicari, quanti zicari prendere? Io penso che un 50 dovrebbero bastare 3 giorni magari, no? Dare solo clienti fidatissimi. Cristian, grazie per il like, per lo mio, ragazzi. Mannaggia al cazzo tutti quelli che passano anche in live solo a vedere 2 minuti. Lasciassero un like. Give me like, please. Belli. Interaction. Limitatore. Tabaccaio 143, tabaccaio di amico, però. Ok. Quello del signor Roman. Allora, adesso se arriva a biciletto dare schiaffone io, Casino nero qua, guarda quanta gente. Oh, polizia, andiamo via. Devo essere un po' in contromano qui, Tu arrivare da Inghilterra. Qui dove girare lì, Qua, Ho bisogno della mia riservatezza. Paperoni. Cos'è successo questo signore? Buonasera signore. Lui non vi ha portato la macchina, però ha rotto coglioni e avete fatto siete ragazzi del Lux, vero? Io ho licenziato e preso banca. Salve signorina, salve. Salve. Cos'è successo signore qui per terra? Le presento. Ha avuto il ciclo, ho sentito male, è svenuto. Addirittura con ciclo, ho sentito così male? Porca miseria, meglio che prendere pillolina allora. Piacere. Aiuta. Ah, ti stai presentando con me? Sono Sonny, piacere. A meno che non esserci altro Sonny, penso che eri proprio tu, Yaya. No, Sonny Crockett. Piacere, 88 come numero. Dagli schermi alla realtà. Ah, addirittura. Sì. No, noi da Germania, a posto di me, qua. Svizzera, no, Germania, Svizzera, questo non sa neanche da dove viene, mannaggia, ricoglionito, fratello mio. Tu Svizzera, no, non ricoglionito. Io Svizzera, tu Novi, tu. Ma scusa, se ti dico, l'importante... Ripeti per piacere. Poliziesca? Ah, polizai, einzai, polizai, tam, tam, No, ma io olandese. Mio fratello capirò cazzo. Prima hai detto tedesco, adesso olandese. Questo qua è ubriaco, marcio, signore. Ubriaco, marcio, non ascoltare. Sei tu che non sai paesi bassi di visita. Porca puttana, sei uno in Germania, uno in Germania. Non dire così. Lui, ecco, infatti è caduto di faccia da lettino. Guarda che brutto che è. Allora lui è il secondo. Io ho uscito con piedi in faccia a lui, Tu ascolta me, quando è uscito, il medico, l'ostetrica, ha preso a schiaffi invece di dare colpo. Ecco, si è addormentato, visto? Ti ho detto io, ho fatto dormire per guarda che ha problema di gobba, sembra gobba di Notre Dame, là, guarda. Signora, non voleva comprare un po' di scatole di sicari? Sì, quanti? Non lo so, una cinquantina, dai. Vabbè. Ma non non 50 scatole, 50 sicari. 50 sicari. È mio fratello un po' coglione con lingua, scusate. Questo qua pensa. Ciao, ma no, sta scaccolando? Ah no, quarta tetta di signorina. Oh, quarta tetta signorina. Non si fa. Ecco, va. Vai, te lo sapevo già. $20 su signorina io. Ok, le faccio la fattura. Chi faccio la fattura? Se parla, più bello della città. Faccio fattura a me, sì, tanto pagare sempre io. Numeretto? 315, Hai visto? C'è il pittone più bello di città. Anche perché è anche l'unico, se... Nine. Ma io non ho capito, sono svizzeri o sono tedeschi?
Allora, sono calabresi. Allora, siamo nati. Adesso spiego io a voi perché mio fratello è un po' così. Ma se siamo nati, facevano diverse lezioni. Ma porca puttana, ma gli italiani maleducati tutti quanti parlano sopra altre persone. Cazzo, sì, c'è problema. Ma come americano? Non mi fa fare gestione fatture. Americano. Sì, questo è fatto. Non lo insultare. No, no. E quindi adesso? Mostra le tue fatture. Gli andai, no? Sì, no. Ma non funzionare gestione fatture. Aspetta un attimino, arrivo subito. Annullo e mando a lui. No, 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 arrivo subito, arrivo subito. No, no, aspetti che acciusse e porta a lui. Andiamo un attimo, può fare rientrare, raga. Ogni tanto da sti problemi. Sto male. Insieme tutti e due, ragazzi, ci facciamo di quelle risate. A prenderci per il culo a essere tedesche così. Lui fratello quello brutto, io uscito con piedi in faccia, lui è caduto di faccia da lettino. Vediamo se mi riconnetto, se si rimette a posto. Ogni tanto si muovendo questo piccolo problemino. Crown life. Ci vedrai, Crown Life, con Alve me la giro nella city, ci chiamano banditi. Bella sta canzone, ragazzi, troppo bella. Vi piace a voi? O vi piaceva più quella di prima? Ci fate divertire insieme. Sì, vabbè. Con Ace mi scasso dalle risate, per quello è stato uno dei pochi con cui ho voluto continuare a fare l'EP, tra virgolette, come streamer, dico. Allora, vediamo un po' se va adesso. No, poi l'architetto ha fatto veramente un bel lavoro, cazzo. Poi questi saranno automatici, più appunti. Penso di sì. Penso che verranno sistemati per bene e saranno funzionanti. Ok, ok. Aggiustato. Avevo tolto batteria da telefono rimessa. Adesso? Pagata, visto? Perfetto. Ottimo. Oh, guarda, hanno piantina. Sì, ma guarda lì, hanno bilancino anche, guarda lì. Bilancino, no, quello pesa pesce in pescheria, cazzo, no, bilancione. Ma guarda il pacco che hai davanti. Il mio pacco, so che ti piace sempre, guardalo pure. Ah, mi ti associare, mi sa. Yeah. Buono, toscanello? Sì. Bene, questo è il sicaro abbastanza di lusso, già? Questi sono i migliori. Molto bene. Passate poi Lux che vi facciamo il regalino con Open Bar, vi diamo anche qualche sigaro, eh? Non è un problema. La ringrazio. Grazie a lei, signora. Arrivederci. Grazie. Buona giornata e buon lavoro, ragazzi. Salve, copre. Salve. Copre impallato lì. Dove ho? Chi è questo? Io. Ciao. Ciao, belli capelli. Otto, secondo adesso vieni con me dal parrucchiere e mi fai mettere un bel ciuffo, bene? No, ma io direi a te davvero, questo ciuffo usare quando, in poche parole, quando ero piccolo io non a prendere ciuffo e mettere così perché diceva chiamare tirapaci. Ma tu ti fai dire consigli da uno con quei capelli lì? Ma appunto, a parte che ce li ho pure al di fuori di qua così. Ma però... guarda che lui per le tacche è ancora fercinello, eh. Chi? Io? Io? L'unica parte non fercine è Pucco di culo lui. Sicuro. Dove andiamo? Ma questa macchina di merda ancora va in giro? Sì. No, ho tolto anch'io... così. No, ascoltami. Ho tolto il Natural Vision anch'io, basta, mi ha rotto le palle. Adesso vedo. Ah, quanto vedo bene. Ma hai visto me? Hai visto i miei occhietti? Tu devi vedere me. Ma no, sì, io mangiare in testa a te. Tutto in oltre anch'io, wow. Cambiato vita, Minchia. Bello. Guarda che se poi passo anch'io lenti di occhiali bene, messe bene la montatura. Sì. Aspettatemi. Dove andate?
Penso locale, aspetta, guardare un attimo anche quanti chi locali aperti, che devo andare a parlare per officina, banca. Officina COM. Avrei già parlato con lui. Ma io devo aggiustare macchina, va bene, faccio arrivare Maserati lì un attimino, posso? Ya. Garello? Ti rompo il culo, ciao. Tu c'hai il limitatore? Sapere, guarda, lui stare dietro comunque, piccolo coglione, parta. Anche lui sta facendo piano. Oh, guarda Audi come... Belle entrambe le tracce, Edge è un puro sangue, salve. Oh, fa culo! Ma tutte sono assicurate. Salve. Sì, fa molto ridere. Okay. Auguri sì. Rita. Mi ricordo di voi. Aspettare un bacione grande, Cri. Un con Maserati dovrei riparare, ok? Ok. Arrivo, ragazzi. Buon salve. Ma c'è un graffio sulla macchina, non va bene. Ciao, bello, me lo puoi sistemare, ciao, ragazzi? Sì, certo. C'è un graffio sulla portiera, lo vedi? Buttala. Non va bene, mica. Perché buttare? Ma è così bello. Ecco, adesso le prende dal tipo, Pezzo di merda, ma che cazzo vuoi? Che ti urli tu? Oh, ma puttana madre, tua madre, bastardo di merda. Vieni, fatti sotto. Oh, sta picchiando il mio dipendente? Ya. A pensare io a lui. Il mio dipendente. Bastardo di merda, coglione. Fratello, io ho coltellare lui, picchiando il mio dipendente bangladino molto bravo. Cazzo di merda, bastardo. Quarto. Affanculo. Le sta anche prendendo, tra l'altro. Molto scarso, picchiando. Guarda. Ha preso cazzotti macchina tua ora. Penso che questo dovrebbe fare la sicurezza da noi. Ma che sicurezza? Uno schiaffo per far piangere, 10 per far smettere, cazzo. Essere molto scarso, Yaya. Ma grazie per il like, bello mio. Stesso cosa, pezzo di merda, mi spacco a voi. Ti ha buttato giù occhiali, fratello, Yaya, fai a uccidere qua. Oddio. Ecco. No, ci devo fare prima la fattura. Non preoccupare tu, tanto lui aspettare qui i soccorsi e poi tirare su, ok? Puoi riparare Maserati perché c'è... Non dovrei permettere mai di toccare. Mamma! Numeretto magico? Il mio? Sì. 480. Non ci sono manco medici. Che dobbiamo fare nella... Maserati, riparatina e pulita per cortesia, grazie. A me non va sta roba. Picchiare 8, non te. Non è vero. No, è venuto per picchiare te. Ha visto io, è sparato destro proprio a te. No. Vieni un attimo con me, fratello, un secondo, vieni. Allora, io vero rianima, ma come cazzo si fa? Io penso che devi fare... Non è più rianima, è revive. Forse. Revive oppure direttamente IAL, ma prima prova a revive. Ma non allora, revive, io ho scritto revive. Revive. Non va. Allora prova a fare interazione giocatore, visto o no? Pannellino, come hai fatto tu con me che potevi vedere tutto, dovrebbe esserci interazione. Lì no, mi hanno detto che lì hanno tolto, però io avere. Ma con revive. Ma il revive non va, ho scritto male, revive. Hai provato a vedere se magari l'IAL curare funziona per tutto? Prova a vedere. Non va un cazzo. Facciamo sconticino. Lo so, ma non va bene, zio porco. Sì, 458. Guarda. La polizia è gratis questa volta, Venga. Di nulla. È bella questa, Per dire, adesso faccio il mio, no? Che mi manca un po' di vita. Poi questa rifiuta. Vedi cosa mi dà? Qual è questa? Mi dà... No. Access Defender Pro Platform. Lo puoi aggiustare, Bennone?
Sì, lo so, no, infatti abbiamo modificato di queste, però. Com'è tuo numeretto? 480. Quando sono disponibili i pezzi? Non so, per la prossima settimana. Ho rifatto qualcuno dietro camion. To, uguale. Salve. Fattene. Caprone, coglionazza. Perché me ne vado? No, non parlo con te. Ah, ok, infatti. Volevo un kit di riparazione. Non va, bene, non va. Chi deve vendere? Raga, non mi funziona a me sta roba. So perché. Perché prima sono entrato in caffè, ho chiesto a amici, mi ha detto guarda, dal Tix no. Caro, per venire con noi devo riparare la moto. Io non sono noi. Io? Sì. Oh, devo stare qua, sono solo purtroppo. Ma c'è un problema. È arrivato il dottore. Sì, dottore, ya. Ragazzi. Aspetta. Dopo. Cos'è successo? Buonasera. C'è il signore che non si sente troppo bene qua, ya. Come? Sono a 125. Tipo, allora non lo hai. Ma prima sono entrato in caffè perché mi è capitato e c'era amici. Io ho chiesto amici e amici mi fa: sì, certo, te l'ho messo. Mi ha detto di fare le vibe. Ma non va. Probabilmente non me l'ha settato giusto. Ah, okay. Perché mi ha detto che dal TX non va. Cioè, me l'ha tolto dal TX. Prego. Guarda. Vedi, cura. Ecco a lei, signore. Non posso usarlo. Grazie. Veicolo, non posso usarlo. Arrivederci. Ah, ok. Ma costa sta cosa? Ritorna in ospedale. Ma anche il noclip non va. No, fare casino con sta macchina. Questa è pure molto bella. Ya. Macchina di merda. Macchina cinese questa. Ya. Andiamo. Magari vado per riavvio, boh. Io devo prendere il Maserati e portare su. Io ho macchina qui. Allora, aspetta, c'è un parcheggio qua vicino. Panilla, aspetta. Fine Panilla, vado a appoggiare. Ok. Un bel graffito. Oh, lì, dove sei? Chiavi. Ferita, un po' pentito tu di non aver preso questa, ya? Ma avevi già preso tu questa. Vabbè, ma due di queste andavano bene, fratello, fidati. Più avanti ci servirà due su belli veloci. E questo, guarda che accelerazione, fratello. Guarda, 250 così come se fosse acqua. Guarda qua, 2,70 in salita. Ma anche il quattro comunque va, va più della Ferrari. Della Ferrari? Yeah. No, Ferrari io ho fatto fare 300, fratello, sai? Modificata. Ma sempre in questo pezzo con la discesina, sempre. Io dico più o meno in giro così. Mi pareva che 2,60 andava più quattro che Ferrari, yeah. Ma tu hai Ferrari normale, fratello, ricordi? Puoi provare a diglielo. Tu ancora devi modificare Ferrari, fratello. Stanno tu bollito, raga. Un cazzo, Marco! Bello mio, grazie per il like. Belli di casa, ragazzi, belli di casa. Siamo a 52 like, dai, forza. Forza e coraggio, che la live è un passaggio, forza. Proprietario di Import 19 non andare a conoscere? Io ho conosciuto, Per soldi sporchi, dico.
Non sapere, fratello, perché io non l'avrei incontrato bene il proprietario import. Un po' persona stranina, sai? Allora, lasciare fuori, fratessi. Un po' strano. Perché adesso abbiamo un... Vabbè, deve ancora venire il proprietario di Benny. Ah, Trappa deve ancora venire in banca, ya? Yeah? Aprire conto, eh? Ya. Vai piano qua. Quindi calcola, abbiamo Trappa, se viene Penny, zio Michele, no, zio Maurizio, scusa, l'altro chi cazzo essere, che è già venuto, che importa natalino, guarda stare guardandosi io andare a 80 km orari, cazzo che accelero. Andare a fissare Trappa? Qua, Ma perché è fermato? Spenga il veicolo! Che palle, però! Adesso voglio sapere... Sono guidatore! Solo guidatore, solo guidatore! Ditemi, ragazzi, ditemi! Buonasera! Salve! Salve, ditemi! Possiamo vedere la patente? Yeah. È strano, ma non ha l'età anche questa macchina? Spera che mi faccio vedere la patente. Allontanare un attimo, ragazzi, perché sennò non so chi far vedere io, eh. A me. Ah, che palle di gente. Boss, sono Boxic, io stasera non ci sono. Sto andando a lavoro. Un matrimonio, sto creando, io sono le tre. Ci becchiamo domani, boss, domani. Buonanotte, Cri. Buonanotte. Buon lavoro, Cri, figurati, caro. Grazie lo stesso. Vabbè, è recluta, no, tranquillo. Non è una regola. Ah, è un problema, allora. Grande problema, allora, cazzo. No, sto dormendo un po', dopo sono stato due ore al bagno. Sì, la poi devi venire. Dovresti andare a mettere più le targhe dal meccanico, non è normale. No, ho già comunicato, dopo non risolvere, capisci? Ah, va bene, portatore. Va bene. Perché allora... c'è, ma non so perché. Sì, non è sotto vernice. Collega, allora, sembra che sia intestata un signor Otto Nauser. Sì, yeah. Perfetto. Buon proseguimento. Dai, puoi buon lavoro, ragazzi. Ciao, bevi. Dov'è? Dicevo, vuoi andare da Trappa, dire che banca è aperta? Dare un attimo, siamo qui. E poi c'è anche, dobbiamo cercare anche, vabbè, quelle signorine di Vanilla vengono. Ah, secondo me siamo già anche abbastanza a posto. Ma per ora sì, gli dove... altri possiamo magari... Proprietario di quel coso, si dispiace anche di dover dire, secondo me. Sai chi dire, no? Flamingo. Per quella scena si è sognato tutta la notte l'elettro dentro il mio cuore. Buongiorno, signor Trappa, come sta? Tutto bene? No, FBI, no, essere FBI. No. FBI, sono i due fratelli migliori della City. Noi sotto certi aspetti FBI, tutti bastardi incalliti. Calliti. Come state? Tutto bene, voi ragazzi? Stavo facendo la chiacchierata ieri degli sbirri, mi hanno trattato come una merda, cazzo, stavo pensando di far partire la piccola deduccia. Ma praticamente lei qua fuori c'ha sbirri tutto giorno? C'ha le sirene in testa, cazzo. Che rottura di coglioni. Finché pagano. Infatti ogni volta che passare di qua dovrei mettere il limitatore macchina, perché tanto ti fermano comunque. Adesso avere il limitatore a 50 km orari, fermato lo stesso. Sì, lo so. Ma qui hanno criceto Ferrari 800 km orari. Poi a me quello che mi fa cazzare veramente. E che cazzo, ci sono i criminali e poi i doppi criminali. I doppi criminali ci sono. Sono i fottuti sbirri. Sono quelli che usano le armi per fottere. Cazzo, anche gratis. Le armi gratis. Ma sai perché usano armi? Gente di merda, sai perché usano armi per fottere? Perché non hanno cazzo per fottere, allora usare arma.
perché mi hai tirato il martello e te. Ma è questa cosa. Pure respira in borghese, guarda. Ma scusa, tu che essere proprietario dell'attività, gli dico io di smettere di rompere i coglioni o gli dico tu? Merda. Ma che cazzo vuoi? Adesso gli dico io, se vuoi. Mi incazzo e prendo schiaffoni anche loro io. Puoi comprare e mettere in giardino a tagliarmi erba? Andiamo, andiamo. Oh, qua avete rotto i coglioni, c'è. Sì, ma cosa siamo? È un corcetto qua, eh. Avete rotto il cazzo! Accosti. No, adesso mi hanno rotto i coglioni. Ah, aspetta, aspetta che dico allora. Una bottiglia. Chi è senza palle qua che urla? Chi è senza palle? Chi è senza palle? Sei tu senza palle? No, perché tu vuoi? Vabbè, offendono pure. No, qualcuno c'è, sbirri sbastardi, ci viene detto. Ce l'hai qua. Signore. Salve, signori. Qui esserci un'attività e gente cercare di prendere birretta qua tranquillo, ma tutto il giorno sirene, passare a manetta. Perché sai com'è, siamo in emergenza e stiamo cercando, quindi. Yeah, ma anche un po' meno, signori. Qui ci sono anche delle attività che devono lavorare, così voi fermate di lavorare le persone. Avete un po' stufato. Se noi cazzeggiamo, allora vieni tu a fare il mio lavoro. Dai, ti do un incentivo, vai, vieni tu a fare il lavoro. Ma chi è sto coraggioso? Non me ne frega niente di quanto cazzo prendi. Allora, se tu hai le palle, vieni a fare il mio lavoro. Ma come parla questo? Ma questo qua dovrebbe essere poliziotto? Sei senza palle tu che parli. Signor Viciletto, signor Viciletto. Scenda, scenda, Viciletto, scenda. Allora, è mezz'ora che non si spegne. Immagini il fastidio che può dare. Esatto. Dica al suo amico che se non tiene da bravo. Dica anche probabilmente. Ah, dimmi tutto. Venga sul marciapiede, venga sul marciapiede, signore. Venga sul marciapiede, signor Viciletto, che qua. Oh, porca puttana. Tiratevi un po' sto schifo dal mezzo della strada, grazie. Dica pure al suo amichetto. Posso? Che se non trattiene la lingua. Se non trattiene la lingua, prende volo da città immediatamente. Signor Viciletto, allora. No, io dicevo, no? Noi stiamo qua tranquilli. Ecco. Mannaggia il cazzo. Ok. Oh, mi stanno arrestando. Allora, signor Viciletto. Signor Viciletto, allora ascolti bene. Col cazzo, col cazzo che sto fermo, se no lei mi arresta, brutto pezzo di coglione di Viciletto. Viciletto urbano. Senta, qui. Qui c'è. Ecco fatto. Seriamente, fecca un attimo, Viciletto. No, lei deve venire con me, no, io con lei. Dai, che di saltare, comunque signorina, le volevamo soltanto dire semplicemente che essendoci lì un'attività dove c'è persone, se noi siamo in massima allerta dobbiamo un attimino girare, se gli agenti fanno il loro lavoro non è colpa mia, non mi sembra il caso che io venga a insultare nel suo locale del lux e lo venga a insultare, io non sto insultando nessuno, stavo solo facendo una premessa, signor. Scusate, ma sono in emergenza, abbiamo trovato la macchina. Vada. Resta con lui. Cosa? Vabbè. Veloce, per favore. Non ho capito un cazzo. Questi sono veramente esauriti male, questi poliziotti, sottopagati. Ma poi senti, questa sirena ancora lì. No, ma se era davanti il mio locale, signore, io prendevo schiaffoni tutti. Cioè lei è lì tranquillo da cliente per birra tranquillo, deve sentire solo. Che cazzo, lei cambia locale, eh? No, mannaggia il cazzo, mannaggia il cazzo, ma perché? Lei adesso viene con me, ce ne andiamo a piedi fino in centrale. Pure a piedi, manco macchina avete, sottopacati di merda. Lei adesso deve venire con me. Dopo non so come cazzo smanettarla, ma intanto venga con me. Come non so come smanettarla, è impazzito. Aiuto, aiuto. Ma allora, signore. Fratello, verrà arrestato me questo Viciletto, maledetto. Ma aspetta un attimo, bere caffè, così. No, non ti preoccupare, sono un attimo a bere caffè per far vedere vostro capo come comporta e parla. Sì. Tranquillo. Ecco, arrestato anche te. Perché questi non capiscono un cazzo che stiamo scherzando a gente. Come si fa a togliere via sta roba? Come si fa a togliere manette, signore agente? Signore agente? Collega, oh, ma non sta capendo un cazzo. Nino D'Angelo. Collega, deve togliere manette, lo capisce? Nino. Deve togliere Nino. Nino D'Angelo. Oh, non capisco. Oh, hai rotto
stiamo scherzando la gente, lo capisco. Come faccio a sbagliare? Ha sentito che sta fastidio macchine qua davanti, troppo casino, troppo casino. Ah, chiede a loro quelli dietro, non mi sembra. Credo ci saranno problemi di città, deve uscire e rientrare come lo so. Non mi dissociare, quindi essere legati a vita con biciletto? No! Mannaggia Arcazel! Praticamente sì. Oh, ma andai via quel coglione la cosa. Beh, entra no, vero pezzi di merda. Portare lì. Vabbè, ma spegnere. Aspetti okay. Che l'ha smanetto. Grazie. Che l'ha smanetto. E che cosa avete fatto? Signore di Nino D'Angelo, noi stavamo scherzando. Signore, cosa fa? Vai, tirami il coltellino. Vai, che già mi hai bucato la gomma. Ti sto minacciando. Come hai buttato la gomma? Che hai bucato la gomma? Quel cazzo di coltellino di merda. Te lo metto il buco del culo col coltellino. Hai capito? Calmi. Basta. Tira fuori un'altra volta il coltellino davanti a me, ti tiro uno schiaffo che ti mando dalla parte della gomma. Che già mi hai bucato la gomma. C'è più polizia qua che in generale. Oh, signore, questo qua ha rotto il cazzo, eh? Stai fermo. Mi serve il nome. Di chi? Chi era? Non lo so, il nome è stranissimo. Ah, dov'è? Era qua, no? Lo chiami un attimo che mi serve il nome? Non lo so, dove è andato. Cosa mi arresti? Io do una spinta. Vedere direttamente con Prodai. Mi ha bucato la gomma. No, riconosciamo. Esatto, dove è andato. Faccia silenzio, lei. Faccia silenzio, mi ha bucato una gomma, faccia silenzio. Faccia silenzio. Pure, devi stare zitto, resta un ha compreso? No, dai, lui mi ha sputato. Guarda, l'area. Guarda, forza, se no restiamo tutti qua. Siamo cattivi, via. Sì, Madonna, aver bucato comba adesso, poverino, come andare via? Dai, forza, colpa bianca. L'ho bucata io. L'ha bucata lei? Il carico già sistema. Certo, tanti soldi crescono sugli alberi. Signore biciletto, qui essere c'è punto molto caotico di città. Io la gente ha voglia di essere un po' caotico. Volevo solo dire semplicemente di non fare troppo casino con sirene per clienti che bevevano lì fuori, ma si è scatenato putiferi. Prossima volta faccio cazzi miei, eh. Affanculo, non va. Prossima volta tutti a piedi. Esatto. Vieni. No, ma perché devono accendere sirene? Perché, perché le sirene? Per forza. Perché dovete accendere questi cazzo di sirene ogni volta? È vero, signore. Ce l'hai. Sì, ce l'ha, ti porto io se mai. Mamma mia. No, so guidare, tranquillo. Sono meglio di qualsiasi altro pilota che può esserci con la. No, fidate che a me non. Porca miseria, adesso stiamo un peggio del cazzo. Oh, l'hai visto che l'hai detto? Facciamo un inseguimento. Occhio che questo ci investe, eh? Ma lascia perdere, non ti prende. No, ah, ok, non mi prende. Lo dici te. Dai, facciamolo. Non posso, giusto per provare. L'unico motivo per la quale attrappa io è perché hanno macchine molto veloci loro. No, fidati. Oh, Bebone! Tornato a donare il nostro moderatore 150 stelle. Attenzione, ragazzi! Attenzione! Grazie delle 150, Beppo. Tira. Ma scusi, ma lei fa attraversare pampini la mattina a scuola e dice a me cosa devo fare, scusi. Ah, lei mangia bambini alla mattina? No, lei... Arrestare allora, lui mangia bambini, arrestare. Ai. No, sì, è sposato. Beh, ma mettiamo lei. A confessare, ma perché di nuovo a me? Adesso ha capito come si smanetta, passa il giorno a manettare me. No, non mi ricordo, era qualcosa tipo droga. Come non ti ricordi? Mi dissocio. Okay. Comunque ci sono altri sbirri lì dietro. Come? Stanno parlando tra di loro, no? No, stanno parlando con uno, lo stanno picchiando. Ah beh, io non vedo niente. Ha picchianto? No. Vabbè, stanno parlando. Gli agenti non picchiano. Ah no, però quello... Ah, ma lei mastica tabacco, signore? Yeah. Mastico io, no. Ma? Ti sei visto in faccia rincoglionito? Ma... Ti sei visto in faccia? Ma l'hai sentiti? Sì. No, lascia perdere. No, per fortuna io no. Dimmi. Ti sei visto in faccia tu? Eh? Ti sei visto in faccia? Ti sembri una scimmia, stupido coglione. Ma lo sai che l'ha detto quello a fianco a te? Come? Allora chiedo scusa, signori. Scusi. Scusate, io pensavo che avete detto voi quando... perché se cazzo di sirene non capire niente. Scusatemi, ragazzi, non volere... Scusate davvero. È stato Teddy qui. Non aver riconosciuto, scusate.
No, già cazzo, Teddy, mi fai litigare con persone. Ma seriamente voi credete che l'ho detto io? E chi l'ha detto? L'hanno detto loro, per salvarsi il cazzo. Ah, va bene, allora mi compro. Ma allora cosa dire anche tu, fratello? Ah no, io non ho detto niente. Ma qua c'è, ma qua... Ma mi sono rotto il cazzo, io vado di là, eh. Dai, andiamo qui, andiamo qui. Andiamo qui, fratello, troppo casino questo posto, mannaggia. Andiamo a dire a... A signor Trapp. Sono due. Ma l'ufficio capo di sto cazzo, eh? Io andare a fare report alla piccola, piccola nota di deperito. Ma la signorina? Ragazzi. No, non era signorina, signorina con sorpresa, signorino. Però era la signorina, ya. Yeah. Frega, assolutamente. Ma? Cazzo, hai visto come ha risposto a noi? Signor Trappa, che cazzo fa? Aspetta, uscire un attimo. Ora una rete, c'è una rete, c'è una rete. Eh sì, ecco, ma poco fa, ragazzi, non sapevo dove ci stavo poco fa. Sono andato di là, c'è il menu boss. Stavo facendo tutte le vicende. Finisco, chiudo il menu, mi giro e c'è una rete che mi bloccava. Sono rimasto intrappolato nel mio locale tipo 10 minuti. Devo dire che questa cosa io sapere già prima. E che senso? Questo locale era molto carino, era uno di quelli che mi piaceva magari da prendere in zona centrale, mi avevano detto che probabilmente poteva essere un po'... Sì, birichino. Posso disturbarvi un secondo prima che vi svengo davanti? Dica, signor Daddy, dica. Mi servirebbe qualcosa a mangiare, cioè proprio velocemente. Arriva subito, guarda, te ne do uno e poi... Francesco, grazie per il like! Tu, aspetta, ti metti uno e uno e poi ti uriamo. Aspetta che mi sposto, che sennò da me che è sotto i miei piedi. No, sto strusciando qua. Strusciaman, aspetta adesso. T'ho pulito un po' poi me. Ah, grazie, grazie. Questa era da gratis. A me girano le putelle, no, locale. Non è cazzo, non è cazzo. Pizza cazzo e formaggio. Pizza cazzo e fichi. Mica pizza e fichi, fratello. Comunque, signore, io non essere mai stato tanto tempo qui fuori da lei. Mamma mia, essere allora, dal posto, veramente... Devo spiegarle che non sono stato molto lì in mezzo perché ho una denuncia in corso e sto denunciando proprio gli sbirri, quindi non mi conviene sporcarmi troppo con gli sbirri, se no poi capito, dalla parte del... Bravo, no, ma faccio io litigo con tutti, frega un cazzo. Sì, no, ma intanto guarda, quando vuoi litigare tu vieni qua. Vieni qua, te lo busco io, tranquillo, te lo trovo io, ma comunque litigare. Era troppi giorni che ero veramente... arrabbiato perché anche da noi vengono a rompere i coglioni che vogliono entrare sempre così e non aver sfocato, eh. Adesso ho sfocato un pochino con sbirri. Sì, ma questa è la via dello sfogo, si chiama. Questa via sfogo, locale via signor Trappa, via sfogo. Via sfogo, sì, e poi iniziano anche a venirti gli sfoghi in faccia, però. Mannaggia il cazzo, ma qui però da una parte è bello, perché c'è molta movita. Molta gente. Sì, no, è interessante, veramente. Gente di tutti i tipi, eh. Sembra Torino Porta Palazzo qui. Ovviamente la notte sei proprio capo fottuto, però ci stanno. Devo passare stasera. Voglio passare, sì. Voglio vedere com'è essere qua la situazione. Ma così guarda, magari aprire un localino anche qui. Ti basta mezz'oretta e ti godi un film d'azione, d'avventura e tutto quanto. Ma aspetta, armeria lì davanti qualcuno ha comprato? Sì, ovviamente, se no sarebbe già stata... anche quello lì è un gioiello. Bella. Il gioiello dei gioielli. Ascolta, volevo chiederle, ma ho visto nella mappa che c'è una H. Pizza sarda. Vicino al molo, lo vede? Aspetti, Sì. Ah, sì. Ecco. Una banca. Quella è una banca. Sì. Cazzo, ce la vedrete molto meglio lì che vicino al molo. Sì, beh, i suoi clienti sarebbero spippatenti sicuramente. In alto a sinistra sempre in città, Non in alto a sinistra, come in alto a sinistra, scusami. È il molo, è la spiaggia. Ah, la Mets Bank, quella forse. Sì. Ma come mai non ha preso quella, signore? Perché signora mi piace stare un po' tranquillo quando fare quegli affari, stare più lontano da casa, dal caos. Capisco, vuole separare le cose. A dire il vero, avrei preso prima Pacific, però... Sì, mi diceva. Troppo passaggio, troppe persone, troppa gente. Non è discreta, però discorsi discreti. Lei deve ancora passare poi, aprire conto.
Eh sì, esatto, quello lì, le volevo appunto chiedere se magari stasera potevamo anche passare da lei. Ah, yeah, yeah, certo. Mi faccia quello sul telefono, così mi dici quando sta arrivando, io mi reco lì da lei. Sì, sì, mi metto un bel abito da banca e arrivo. Va bene, va bene. Poi così passa anche a Luke a sapere qualcosa. Dimmi, esatto. Che è successo? Mi dissocio completamente io, comunque. Sai chi era quello vice capo? Eccomi. Persona molto importante, molto importante. Chi essere? Parlare troppo, dai. Ma vice capo della signorina? Sì, signorina con sorpresa, va? Yeah. Kinder sorpresa, ricordare io altra tonna così che c'era in città. Oh, ciao, bello! Sì, per i signori Tunisi, mia zia, sì. Si è scoppata tutta città, a tranne me, cazzo. Vabbè, non mi sciocca più questa notizia, me l'hanno detto. È molto, molto facile, molto facile. Mi hanno descritto come un artista, la DAFA in varie forme, diciamo. Anche in forma astratta, mannaggia voi. Detto qualcosa? Arrivo. Capito, le sirene non smettono mai di suonare. No, signore, non ci vuoi perché non chiediti isolamento fonico? Ya. Davvero, se avete le sale della notte quando dormo sento questa arma a doppio taglio, perché il locale è molto trafficato. E qui amore non puoi giocare adesso. Troppo fuori, forse. Ok, ma io voglio provare come. Siamo un attimo. Faccio provare quando papà non è in live. Adesso siamo in live. Nai, non dire quello che scriverei a te, Giancarlo. Andiamo. Dopo, amore. Adesso me le luci belle dalla faccia. Sono il fratello maggiore. Ti giuro, papà, che ti insegna dopo. Questi bambini. Ci vediamo tra poco. Sì, anche questa teresina è una grande no 502. Ciao trappone, ciao bellissimo. Ma voi non la sentite tutto questo casino? Un po' di pace, solo io mi rilasso in questo quadrato. No, sai che io offro fallo sotto palo perché struscia le cazzo con la sacoche. Ti piace a me sacoche? No. Cazzo, il cane sotto palle è bellissimo. Perché strusciare, no? Quindi camminare. Sì, ma guarda, a volte facciamo anche la gara dello struscio qua, Secondo quanta gente c'è, li metto tutti in riga. Dovremmo iniziare a fare anche il lancio di palle, hai presente? No, iniziamo a fare le scommesse sugli strusci. Se tipo in una situazione c'è un po' di gente che struscia, ognuno se ne prende uno, li mettiamo in riga. E li facciamo partire. Ho detto tu a signor Trappa che per festini privati noi stiamo iniziando a affittare anche attico, fratello. Affittare attico? Ma questo solo per... Ma quale? Attico di Lux. Attico di Lux? Ma è casa vostra quella. Qua diciamo che stiamo iniziando a pensare magari di prendere cassettino un po' più grande, no? Ma affettiamo un 19, po', comunque non ci interessa, perché anche se casa noi chiuderà a chiave armatietto, no? Va bene, allora è interessante magari fare qualche chiacchierata più fatta lì, sì. Solo per naturalmente persone più pelle di città, non è per tutti. È un posto un po' prezioso, quindi bisogna essere attenti. Allora, signori, io dovrei andare. Mia compagna è a casa? Una buona serata, una buona cena, magari ci vediamo anche più tardi. 21:30 passeremo, arriverò in città, che adesso vado a mangiare. Va bene, buona ci vediamo più tardi, arrivederci. Ma mangiate i gistelloni, cartofen. Cartofen kraut. Vuoi assaggiare il mio kraut? No, figurati. Signor Trappa avrà tre gusti, A me basta, il mio color jones. Menta e salvia, menta e salvia, e li faccio assaggiare, suo fratello, se la ricetta. No, io adesso, magari prossimo peso. Tania, grazie per il like, grazie Francesco, Antonio, grazie mille, ragazzi. Tutti le lui, no, altro pacco di roba da mangiare, Saluta Giancarlo Cossu, salutare, lei. Cioè, fratello, lui lo sei, fratello patriota.
Anche yeah, yeah. Giancarlo, da cognome mi sembra Seia. Sì, chiedo a Giancarlo se anche lui. Ciao Toretto. Curciones. No, Culur Jones. Culur Jones. Culur Jones. Cos'è essere Culur Jones? Fratello, io mantare a te promesso, promessa mia, ed è forse pasta più buona che tu mangerai mai in tutta tua vita. Sì, io starò ancora aspettando vino e finché ce n'è da te, tu non mangiare niente, tu essere grande chiacchierone. Mai mattato un cazzo, no, yeah, yeah, yeah. Tu dovrei mandare quello vino strano lì, fare il ferrao. Facciamo così. È un po' complicato. È legale spedirlo. Esplode, pompa. Cos'è Molotov? Facciamo così, fratello, a 70 anni, hai capito, può essere una pompa quella. Hai capito? È proprio illegale come per... Devo dire, dimmela tu. Deve venire direttamente lei a prendermi. Io ho chiesto, ma non far passare, eh? Non li conosco e sono buoni con sugo e formaggio. La salsiccia insaccata si è messa sotto potere. Sugo, formaggio e pecorino, il curusau, dicono. No, curugione con il sugo, no, menta e salvia. No, ma che salvia. Sugo, formaggio e pecorino, dicono a me. Giù, grazie per il like, Gio. Mannaggia al cazzo, Gio. Mi si sta prendendo la pitorra adesso. Biciletto, maledetto. Fare tante multe noi. Se gli fai un pacco, fammi sapere anche a me che oggi ci metto qualche regalino, vai trappa. Mettere regalini sarti per me, yeah. Sì, regalini sarti. Un po' di morte, un po' tanto. Un po' di mirto, un po' di acqua fitta, non si può, cioè... Sì, facciamelo riazzurare. No, quello non puoi mandare. Te li mandiamo proprio interi. Ah, sì, da facciare interi, ah. Con tutte spine, yeah, buoni. Oh, ma... Mamma mia, incidente. La tua macchina se la scassa. La sua la scassano tutta. Devo aver comprato macchine di merda. Quante belle macchine da sequestrare. Sì, è perché... Ma qua vi... poliziotti non sapere proprio che cazzo fare, signore. Ma lei li paga per stare qui? Ma la... le fanno tapirre? No, secondo me io non so neanche qua sopra c'è la centrale di polizia. C'è un parcheggio enorme. Però... Ma sono sbirri questi? Ciao, Francesco. Sì, 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 sbirri con macchina parcheggio. Sono sbirritosi? No, no. Sbirritosi. Sono sbirritosi. Solo che non so, non hanno senso di umorismo, non andare io da loro a parlare perché mi sono un po' incazzato. No, messo... Se scendo, sequestro tutti, sento tutti incazzati. Sono sempre. Immaginate che mi queste prime casine, non esci più. Altra Lamborghini era mia, mannaggia. E deve spostare perché sennò sbirri. Farti spedire anche. Ma il. Spedire anche maialetto, mi dicono qua. Ciao Franci, come stai? Il porcetto, mamma mia. Spiritosi. Con la cotona croccante. Ma sai, tipo mio padre è un esperto, ci metteva 7 ore al fuoco. Scusa. Non sono sbirritosi questi, si deve spostare. Non sono niente sbirritosi. Spostare macchina da qua. Aio, stiamo parlando di porcetto. Allora, cazzo. Culurgione porcetto, yeah. Facendo verro. Sì, ma ti spacco la tibia se non ti sposti. Ne spacco la tibia. Non sono per niente sbirritosi, no, ya. Questo Robert Sakir, cazzo che avevo aiutato ieri, ya. Arrivederci. Nenno. Mica ripasso, Mica ripasso. No, mica ripasso, io. Questa città è invasa da sardi, eh. Se ribellare noi mettere nel culo a tutti voi continentali bastardi, Ma guarda che siete tutti alti 1,20 m a parte te che fai per tutti gli altri, compenso. Sardo strano. Kazumarzu. Ma quelli non sanno proprio quittare, cazzo. Ah, ma era trappa? No. Kazumarzu? No, quello, fratello, non so quanto più... Kallu Karapitu.
Sì, ma ti fai spiegare a tutti questi rimalini che molte cose noi non potremmo andare perché fuori Lecce, capisci? Caso Marzo fuori Lecce, Carupi. Ma che cos'è? Che cos'è? Ma si spiega. E io essere abituato, signore, essere allora, abituato al cast. Ne ha fatto 4 in Germania. In poche parole, cazzo umano. E Kallu Karipitu? Cosa ha detto? Kallu Karipitu. Si stanno sbizzarrendo, diciamo. Ah, ho invasioni di sardi dappertutto, in città, fuori città, da in testa, sardi ovunque. Sono belli i sardi. Belli, belle persone. Allora, spiegare io cos'è Casumarzu. Allora, Casumarzu è, in poche parole, formaggio lasciato a fermentare con fermi. Ma no, che schifo. A me fa schifo. Allora, di dissociare, devo... mangiare. Io ascoltate, io devo... Sì, schifo non hai mai assaggiato. Sì, hai presente... ma mi sto vedendo il culo. Va bene, mettere il coltello nel culo e passare con altro. Zitto un attimo. Ti spiego. Allora, mangiato con... vermi ancora all'interno, io non riesco. Molte persone dicono che è punito. Io non riesco. Mio padre ha insegnato trucco a me per togliere da dentro. Non sto scherzando, eh? Basta mettere forma di formaggio in pentola. Basta che non sei di nuovo. Lo so, Anche perché poi quando vengono da noi i tedeschi ti perdono spendere mezza lira, venire in camper e fare spesa a casa loro, cazzo. Ma i russi anche le mazzette ti danno per una fetta di formaggio. No, ascolta, io russi ho fatto sicurezza a villa, no? Quando ero là in Sardegna. Cazzo, sicurezza a villa in russi. Ma lo sai che fa le mazzette? Ma loro Fredesico pure che anzi, loro tutto a posto di tedeschia. Sì, lo so, ma non riuscirei mai a mangiare la roba con i vermi, io, Gianca. Io dici 5 euro. Vos Devez? No, non dico, ti dicono 5 euro, ti dicono, ma perché esiste banconota da 5 euro? No, non capire tua lingua, io Tarente, non capire cosa scrivere, amore mio. Pensa che il russo a quale facevo sicurezza è imprenditore di raffinerie, no? Sì. Pensa che moglie ha pertrattito lui. L'anno dopo poi noi ha perchiesto, no? Come sta moglie? Non vedere più da 7 mesi. Questa raffineria è buttata sicuramente dentro qualche raffineria, capisci? Ha fatto bene, ha fatto bene, mi dissociare. Anch'io. Però è per... E lui questo. Sì, ci vuole coraggio, sì, Franci. Cuoco direttamente da Russia per cucinare a lui perché non si fida di altri. Io devo scappare, altrimenti mia ragazza mi ricasso la ragazzi, mi mette perma, permanente. Arrivederci, signor Trapp, a vedere più tardi, È stato un piacere. Buon appetito, continui a mangiare questa. Ho mangiato tanto, Ringrazio per l'intervento con gli sbiritosi. Le figure sbiritosi, veramente persone particolari, per niente sbiritosi. Per niente spirito, vi saluto. Arrivederci, più tardi. Arrivederci. Dovrei correre veloce, se no picchiare forte. No, telecomando di merda. No, sì, avere fretta, correre. Allora, ragazzi, io sto per chiudere la live. Il tempo di arrivare fino al locale, capelli di merda. Ah, fa culo, i capelli di merda. Capelli di merda. Ma come? Chi capelli di merda, Davide? Devo scappare, ragazzi, che è arrivata la mia ragazza con il mio bimbo. Me ne sto un paio di orette con loro, altrimenti veramente mi seccano e hanno ragione. Dicevo, se hai assaggiato il pesce, che buono. Mi ha fatto il culo a macchinina di amico Fritz, guarda. Oggi pesce non l'ho assaggiato ancora non è andato a casa. Che ti diverti con come non siamo spiritosi. Non siete sbirritosi. No, ma non tutti, Tu sei sbirritosissimo. Alcuni non essere sbirritosi. Non piacere giocare con noi. Comunque sì, io mi diverto con tutti, raga. Questa V4 mi sta piacendo proprio quello. Cioè, l'armonia che c'è tra i player in questa città. Tra Joe, Trapa, Silas, che ne so, piuttosto con Eze, con tutti. Sta venendo sempre un RP bello, divertente, serio, con Crab, con Cinese, con Ombra. Tutti i player che magari sta uno da una parte e uno dall'altra, però comunque c'è armonia. C'è armonia tra le storie, c'è armonia tra i player, c'è armonia fuori. E questo mi piace molto questo questo che si sta creando nella V4. Secondo me questo sarà il punto di forza di Gra V4. Ciao fratello, ci vediamo stasera, Va bene, a stasera. A stasera.
Salve ragazzi, salve. Salve. Quindi go grow ragazzi, tanta roba, ci stiamo divertendo come matti e l'RP è serio, bello, divertente, le ha tutte raga. Allora ci vediamo dopo belli miei, adesso io stacco che vado a portare il cane a fare una passeggiata con la mia ragazza e mio figlio, altrimenti mi ammazzano. Andre, grazie per il like, bello. Se lo assaggi ti piace sicuramente 100-100, ci va coraggio però a mangiarlo. Belli miei, ci vediamo più tardi, 21:30 in live. No, un bacione e abbraccio a tutti, a stasera, a dopo. Mi raccomando, appena arriva la notifica vi voglio tutti quanti in live, a lasciare un like e un bel messaggio. Ciao belli, a dopo, buon appetito.